Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a Speciali Dilettanti, undicesimo appuntamento insieme. C'è una sola capolista nel campionato d'eccellenza in Serie D, avrebbe potuto essere una storica domenica con un 4 su 4, Trestina invece ha ciuffato all'ultimo minuto a Scandicci. Nel girone A di promozione allunga il Branca sulle rivali, tiene il passo solo la Pontevecchio, nel girone B allunga e lo fa vincendo il big match il San Venanzo. Questo è un po' il sommario della giornata, ma fra poco, come al solito, tutti i numeri spettano a chi? Ad Elisa, che andiamo a salutare. Buonasera Elisa. Buonasera a te, ben ritrovati. Si scherzava fra l'altro, che partita ti sei vista oggi? Narni Sorbietana. Esatto, dovete sapere, Elisa fa passerelle in giro per gli stadi per l'Umbria, poi raggiunge automaticamente la sede di TEF. Stava calcolando i chilometri percorsi, deve sapere, lei nella vita faceva il taxi driver in precedenza. Lo diciamo a chi? A Fabrizio Giugarelli. Buona che sera. Salutiamo. Chi era taxi driver? L'attore principale, dai, veloce. Inizia veloce. Subito Fabrizio Giugarelli, inizia subito nel peggiore dei modi. Fra l'altro iniziamo dalle note dolenti, perché ci volevamo noi il nostro invito per far sì che tu incappassi nella prima sconfitta della tua gestione a Tavernelle. Meglio, perché prima arrivata è meglio, è così, ce la siamo togliata da addosso e via, domenica si riparte. Rimetti i panni del commentatore tecnico in 10 secondi. No. Sconfitta maturata come? Poi fra poco poche ci vedremo l'immagine. Poche occasioni, loro hanno sfruttato un calcio piazzato, poi la partita è scivolata anche perché i portieri hanno fatto soltanto poche cose, normale amministrazione. Poi il secondo tempo hanno fatto loro il secondo gol a mezza carambola e roba del genere. Comunque è stata una partita che poteva finire 0-0, loro però sono stati bravi, perché con questa punizione al sesto, al decimo, mi ricordo bene, hanno fatto un bel gol. I miei sono stati avvisati che la palla arrivava sul secondo palo in settimana prima della domenica, però accade anche questo. Il tuo avevi provato a farlo, mettiamola così. Ospite con noi stasera non tanto per i due gol in due partite al rientro, oggi terza gara per lui, recupero lampo, rientro da giocatore vero, insomma qual è, a 5 mesi dall'infortunio al crociato. Matteo Peronullo, buonasera, perché sei qui con noi però stasera? Dici la verità. No, sono qua perché così potevo fare Mondovisione, gli auguri a mia nonna. Dici come si chiama? Nonna Assunta, che compie 88 anni. E allora le mandiamo un bacione. Bella passione. Un applauso. Complimenti, auguri. Se avessi vinto oggi ti avremmo fatto cantare anche tanti auguri in diretta, non hai vinto, anzi è arrivata una sconfitta pesante per l'Ellera, battuta 3-2 dal Gualdo Casacastalla, che festeggia la prima vittoria in campionato, tripletta di Salvucci. Che cosa dicevi scherzando, Matteo? Che mi pare da sognare. Che mi pare da sognare, però no. Ragazzi, certo. Forse non era stato un gran goleador nelle passate stagioni, ma oggi ne ha fatti 3, uno più bello dell'altro, quindi gli vanno fatti i complimenti. Ha visto, però non le sei esaltato. Chissà quante triplette ha segnato in carriera chi? Lorenzo Cacciamano, che salutiamo. Buonasera Lorenzo. Buonasera. Quante triplette ha segnato? Non so. Quanti palloni c'hai a casa? Ci vuole poco. Quanti palloni ti sei riportato a casa? Triplette qualcuna sì, ma palloni zero. Mai riportato a casa i palloni. Però di che cosa hai detto a San Venanzo? Ragazzi, guardate, vado ospite domenica in TV, vi prometto che segno, battiamo l'Aclitunno nello scontro diretto, ma vi voglio tutti incollati davanti agli schermi. Tanto sicuramente ci saranno, perché è molto seguita la squadra. Che messaggio lanci allora a tutti i tifosi del San Venanzo dopo la vittoria di oggi 3-0 contro l'Aclitunno nello scontro diretto? Allora, è stata una bella vittoria, una bella partita, però ancora siamo a un terzo di campionato, bisogna... L'hai proprio entusiasmato. Sì, sì, bisogna volare basso, c'è ancora da fare tanto, ci godiamo il primato, però ancora a piedi per terra. Senti come si entusiasma la folla invece, eh? Senti, ora andiamo con Mauro Veneroso, Spoleto secondo in classifica, oggi 3-0 nel derby contro la Ducato, vittoria importantissima, l'unica che tiene il passo della Narnese capolista è proprio lo Spoleto. Mauro Veneroso in gol, 5 gol in campionato, vice capocannoniere, non ci avrebbe creduto nessuno in estate. A chi ti sta seguendo da Spoleto, che cosa dici invece? Vai, puoi fare solo meglio di Lorenzo, eh? Io credo che la squadra sta lì e lo merita, perché lo stiamo dimostrando domenica per domenica. I risultati sono dalla nostra parte, domenica ci aspetta la Narnese, che prima noi siamo a un punto e ce la metteremo tutta per vincere.
già abbiamo fatto meglio. Poi fra l'altro parleremo dello Spoleto perché c'è tanta curiosità a casa, di fatto si conosce poco relativamente alla dirigenza in questo momento, non si possono che fare complimenti alla formazione di Gagliarducci lì ad un punto dalla Narnese capolista. Abbiamo sciorinato numeri eccetera, allora tocca a te Elisa. Non tutti, poi dalla prossima puntata li legge Mauro, insomma, che ha detto che li sa leggere benissimo. Andiamo con i risultati e le classifiche a partire dal campionato di Serie D fino al campionato di promozione. Eccoli qui i risultati dell'undicesima giornata del campionato di Serie D: Aglianese Pomezia 0-0, Albalonga San Donato Tavernelle 2-0, Cannara Ponzacco 2-1, il 2-2 tra Flaminia e Grosseto, vittoria del Foligno 2-1 in casa del Gavorrano, Grassina L'Aquila Montevarchi 2-2, Monterosi Tutto Cuoio 2-2, vince il Bastia 1-0 in casa del San Giovannese e 3-3 tra Scandicci e Tressina. Vediamo la classifica del campionato di Serie D. Albalonga in vetta insieme al Monterosi con 22 punti, Grosseto 19, Scandicci 18, Foligno e San Giovannese 17, Aglianese e Grassina 16, Tressina 15, Cannara e Ponsacco 14, L'Aquila Montevarchi, Flaminia e San Donato Tavernelle 12, Bastia e Gavorrano 11, Pomezia 10, chiude il Tutto Cuoio con 7 punti. Scendiamo nel campionato di eccellenza regionale, decima giornata, questi risultati: la vittoria dello Spoleto 3-0 in casa della Ducato Spoleto, Gualdo Casacastalla Ellera 3-2, Narnese Orvietana 2-0, la vittoria dell'Ama 1-0 in casa del Ponte Valle Ceppi, vince il Castel del Piano 2-1 in casa del San Sisto, Tiferno Angelana 1-1 tra Simeno Nestor 0-0, Vivi Alto Tevere, San Sepolcro, Assisi Subasio 2-1. La classifica del campionato di eccellenza: in vetta la Narnese con 22 punti, Spoleto 21, Tiferno 20, poi Angelana 17, Lama e Ponte Valle Ceppi 15, Orvietana e Vivi Alto Tevere San Sepolcro 14, Castel del Piano 13, Trasimeno 12, Assisi Subasio e Nestor 11, Ducato 9, San Sisto 8, Gualdo Casacastalda 7, chiude l'Ellera con 3 punti. Scendiamo nel campionato di promozione, il girone A, questi risultati di giornata nell'anticipo di ieri: Montevecchio FC Castello 2-0, i risultati del pomeriggio: Casa del Diavolo Mugnano 0-0, Marra Pievese 2-2, Montone Tavernelle 2-0, Piccione Ventinella 2-1, la vittoria della Mantignana 5-0 in casa della Pietra Lunghese, Selcinardi San Marco Juventina 1-0, la vittoria del Branca 1-0 in casa della Tiberis Macchie. La classifica del girone A del campionato di promozione, ce l'andiamo a vedere, eccola qui, con il Branca in vetta con 24 punti, Pontevecchio 21, FC Castello e Ventinella 19, Marra 17, Selcinardi 14, Montone Pievese 13, San Marco Juventina, Tavernelle, Casa del Diavolo 12, Piccione 11, Mugnano e Tiberis Macchie 10, Mantignana 7, chiude la Pietra Lunghese con 2 punti. Chiudiamo dunque con risultati e classifica del campionato di promozione girone B, eccoli qui: MC 98 Giove 5-1, Amerino Montefranco 0-0, Giulia Spello e Romeo Menti 1-1, Montecastello Vibio Campitello 1-1, Olimpia Tirus Viole 1-1, Petrignano Athletic Club Bastia 1-0, San Venanzo Clituno 3-0, la vittoria della Massa Martana 2-0 in casa della Vis Foligno. La classifica a chiudere del girone B del campionato di promozione: San Venanzo in vetta con 23 punti, Viole 20, Massa Martana 19, Clituno 18, Visfoligno e Campitello 17, Olimpia Tirus 16, Petrignano 14, MC 98 13, Giulia Spello 11, Montefranco 9, Amerine, Montecastello Vibio 8, Athletic Club Bastia e Romeo Menti 7, chiude il Giove con 6 punti. E mentre Fabrizio Giucarelli si è acclimatato qui in studio, noi iniziamo a far parlare gol. Come di consueto andiamo indietro di una settimana, andiamo a vedere chi è stato il vincitore della nona tappa del Super Gol, concorso in collaborazione con il Perugia Calcio e Mondottica.
E complimenti a Nico Biviglia, centrocampista della Nestor, che si aggiudica due biglietti per Perugia-Pescara di domenica 1 dicembre, un buon acquisto presso Mondottica. Chi è polemico invece è Matteo Peronullo. Per Nico Biviglia 24% delle preferenze su 916 voti inviati al 344-0575-758, 10% di preferenze per Matteo Peronullo. In aperta contestazione perché? Perché non lo so, perché tu sei... Senti, no, volevo fare i complimenti al vento, volevo fare. No. Quello è uno dei classici gol che avrebbe fatto Mauro Veneroso, giusto Mauro? Come l'anno scorso, contro il Progresso. Esatto, esatto. Più o meno siamo lì. Non si pronuncia Lorenzo Cacciamano, per lui solo gol d'autore. Sì, come... non neanche ci arrivo. Io massimo 10 metri, 12. Tu invece pennellavi, che era una meraviglia, Fabrizio, quella palla che fischiava. Io mi ricordo, ho rimosso tutto. Allora iniziamo eccezionalmente dalla promozione, questa sera apriremo un'ampia finestra, poi eccellenza, tutti i gol di Serie D, abbiamo tantissimi servizi, oggi davvero è una domenica record da questo punto di vista. Iniziamo dalla sconfitta del Tavernelle a Montone, perché abbiamo Fabrizio Ciucarelli qua in studio, diamo priorità ai nostri ospiti. Allora, vince il Montone 2-0, si rilancia la formazione di Borgo, è la prima sconfitta della gestione Ciucarelli che andiamo a rivivere nel servizio di Alessio Romanelli. Il Montone riscatta i due KO consecutivi e torna alla vittoria nel match interno contro il Tavernelle, valevole per la decima giornata del campionato di promozione. I locali ritrovano così una vittoria che mancava dal 15 settembre, mentre gli ospiti cadono dopo tre risultati utili di fila. Renato Borgo manda in campo il Montone con il 4-3-3, Tassi in porta, Grassini, Carnevali, Borgo e Nardi in difesa, Nardini, Bartole, Fodaroni a centrocampo, Ghirelli, Ceccarini e Gibbs in attacco. 4-4-2 classico invece per il Tavernelle di Ciucarelli, che schiera Farinelli tra i pali, Orlandi, Meloni, Fabiano e Lillollari nel reparto arretrato, Bazzana, Gange, Gubbini e Faimi in mediana, Bevilacqua e Pica a formare il tandem offensivo. Dopo 10 minuti di gioco si sblocca subito la gara. Punizione dalla destra battuta da Bartolo, che sul secondo palo pesca Borgo. Il numero 5 locale vince il duello con Meloni e batte Farinelli per il gol dell'1-0. Al quindicesimo ci prova Pica dalla lunga distanza, ma il suo destro è debole e centrale e Tassi non ha problemi nel bloccare la sfera. 5 minuti dopo ancora pericoloso il Montone, con questo cross dalla destra di Nardi messo fuori dalla difesa ospite. Sulla respinta si avventa Fodaroni che calcia al volo, ma il suo sinistro finisce di poco a lato. Al 27esimo lancio lungo di Faimi che trova Pica in profondità. Il numero 9 del Tavernelle rientra sul destro e calcia, ma anche questa volta la sua conclusione risulta debole e Tassi blocca agevolmente il pallone. Primo tempo che si conclude quindi con il Montone avanti 1-0. Nella ripresa le emozioni sono davvero poche, con il Montone che gestisce bene il vantaggio e con il Tavernelle che invece non riesce a trovare le giuste soluzioni offensive. E allora al minuto 68 il Montone trova il gol del raddoppio. Bartolo è bravissimo ad allargare il gioco sulla destra in favore di Nardi, il numero 2 locale crossa in mezzo e sul secondo palo trova Gibbs che di testa anticipa tutti e batte Farinelli insaccando il gol del 2-0. Da qui in poi il Tavernelle non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Tassi, fatta eccezione per questo colpo di testa di Ciccone al minuto 80 che però non impensierisce il numero 1 locale. Dopo 6 minuti di recupero finisce così al Pier Giorgio Reali, Montone 2, Tavernelle 0. Ma penso che oggi si è rivisto il Montone di Renato Borgo, onestamente, una squadra che combatte, che lotta, che non regala niente all'avversario, che ci crede fino alla fine. Al cospetto diciamo di un'ottima squadra, perché veniva da un 4-0 domenica ed era in risalita. Comunque penso che oggi il Montone ha fatto vedere che veramente è una squadra quadrata che si può divertire durante la stagione. La partita si è sbloccata su un calcio di punizione, perché se andiamo a vedere il portiere loro e il portiere nostro non hanno fatto nessuna parata, occasioni da gol non ce ne sono state, però loro sono stati bravi perché hanno sfruttato un calcio di punizione, hanno fatto un bel gol e noi no. Poi dopo il secondo tempo hanno buttato una palla dentro, ha sbattuto sulla schiena, è andata dentro. Dunque direi che loro hanno vinto, bravi a loro, ma è stata una partita molto equilibrata. La classifica, Fabrizio Ciucarelli, vede il Tavernelle a 5 punti dai play-off, quindi? Io vedo il Tavernelle a 1 o 2 punti dai play-out. Qui ti volevo, vai, hai fatto tutto da solo, quindi guardiamoci prima alle spalle, giusto? Esatto.
anche se l'obiettivo, insomma, della società è quello di provare a fare qualcosa di importante. Credo anche tu abbia deciso di scendere in promozione per questo. Sì, è vero, però uno non deve perdere mai di vista il fatto di dove è. Se poi adesso, quando arriva il mercato, c'è da mettere mano, con la società si mette a tavolino, si fanno alcune scelte e poi si decide bene. C'è una società ambiziosa che ha voglia di fare, cosa non si sa, però in questo momento ha voglia di fare, no, anche perché quando dice ha voglia di fare cosa? L'appetito viene mangiando. In questo momento dobbiamo stare attenti sotto, perché ci abbiamo uno o due punti, adesso non vedo bene. E poi quando arriva il mercato, se c'è da mettere qualcosa dentro allo scacchiere, si fa volentieri uno, due, che poi fossero tre, quattro, cinque, sei, dieci, meglio. Però nel senso che più se ne mettono meglio, e adesso vediamo come fare. Il risultato di giornata nel girone A l'ha fatto la Pontevecchio battendo ieri nell'anticipo l'FC Castello? Io ieri sono andato a vedere questa partita. Sì. Direi che... io parto sempre dal presupposto che chi vince ha sempre ragione, eh? Però è stata una partita che il Castello ha avuto le sue occasioni per poter segnare prima e pareggiare, poi non c'è riuscito, e la Pontevecchio al primo minuto, il secondo minuto del secondo tempo ha portato a due, e da lì in poche parole ha costruito, ma dopo anche sul 2-0 ci ha avuto altre due o tre grosse occasioni, ma molto probabilmente era una giornata, no, perché arrivavano lì e tiravano sempre fuori, arrivavano lì e tiravano fuori. Dunque direi che ha vinto, bravo a Pontevecchio, e niente. E ce l'andiamo a vedere. Il servizio di Alessio Anselmi, le riprese e il montaggio di Matteo Marzella. Ho mangiato 3-4 gol. Al comunale degli Ornari di Ponte San Giovanni, il finale tra Pontevecchio e Castello di 2-0 per i padroni di casa, con la doppietta personale di Castelletti. Castello oggi in giornata no, Pontevecchio che invece passa molte volte nelle parti di Celesti. Prima occasione della gara solo al 19° per la Pontevecchio, con Passeri che controlla molto bene, ma al momento della conclusione spara clamorosamente alto. Squadra disegnata da Caldarelli con un 4-4-2, con Guerra fra i pali, 3 Quattrini, Regni, Battaglini e Lassiri a comporre il reparto arretrato, Ameti recuperato in extremis, Cecchini, Ierpo e Vinciarelli in mezzo al campo, Castelletti e Passeri, tandem d'attacco. Ancora Pontevecchio al 28° con Castelletti che calcia dalla distanza, intervento maldestro di Celesti che sulla ribattuta frena addosso a Passeri. Per il fischietto di Terni e penalty dal dischetto va lo stesso Castelletti che spiazza Celesti e fa 1-0 Pontevecchio. Reazione Castello al 35° con Guessan che pesca al centro Recchiuto, ma il centrocampista ospite non inquadra lo specchio. Squadra ospite che scende in campo con un 4-3-3 con Celesti in porta, Marinelli, Iozia, Bartolini e Nardi in difesa, Corradini, Falconi e Recchiuto nei tre di centrocampo, Negro e Nguessan ad aiutare Ceppodomo, unica punta. Con le riprese del montaggio di Matteo Marzella passiamo ai secondi 45 di gioco. Subito Pontevecchio al secondo della ripresa con la doppietta personale di Castelletti che mette a sedere il difensore e la piazza nell'angolino basso, 2-0 Pontevecchio. Sempre Pontevecchio con Ameti che cerca Vinciarelli che involi e prova a mettere la palla in buca, ma Celesti si oppone e devia in corner. Ancora Ameti al 22° dopo un'azione prolungata, trova al centro Passeri ma l'attaccante rossoverde si divora il gol da due passi. Ghiottissima occasione Castello per accorciare le distanze al 40° con uno spiovente in area su cui nessuno interviene, bravo quindi Guerra a respingere. Vince la Pontevecchio che aggancia momentaneamente il branca alla vetta, Castello che invece perde punti d'oro dalle avversarie. Lorenzo Caldarelli, vittoria importantissima contro una squadra molto organizzata. Sì, bellissima vittoria, e Castello è una squadra sicuramente forte, attrezzata per vincere, e insomma abbiamo fatto tutto quello che dovevamo per riuscire a portare a casa il risultato e credo che l'abbiamo fatto meritatamente. Davide Mezzanotti, cosa è mancato oggi alla squadra? Il piglio, la fame è importante che devi avere in queste partite qua, dove il campo è pesante, dove loro sono stati molto molto più bravi di noi e hanno vinto, perché quando tu metti quella grinta, quella fame, quella voglia e corri per 95 minuti in tutti i palloni e poi vinci, e loro l'hanno fatto e noi no. È Mezzanotti, direi che insomma è abbastanza chiaro. Mauro Veneroso, fra l'altro, FC Castello che a dicembre potrà contare tra le sue fila anche il difensore Joel Kiwobo in avvio di stagione proprio a Spoleto. Che acquisto ha fatto l'FC? Devastante. Unica parola, devastante. Quindi un lusso, diciamo, per la promozione, la mettiamo assolutamente così. Assolutamente sì, mi piace proprio come difensore.
Quindi significa il primo tunnel fatto in allenamento e ti ha subito alzato, per questo spendi belle parole per Chiwobo. Abbiamo qualche messaggio anche per Mauro? Abbiamo un messaggio proprio per Mauro, scrive: grande Mauro, oltre ad essere un bravo ragazzo è un gran calciatore, lo sai che ti voglio bene anche se oggi non sei venuto ad abbracciarmi. Giuliano. Un saluto sincero Matteo Peronullo, firmato Giuliano. Lo abbraccio col pensiero, ogni partita. Giuliano Roselletti lo salutiamo. Poi come detto apriremo una finestra sullo Spoleto, ce ne parlerà insomma per capire un attimo. Abbiamo anche un messaggio per Fabrizio Ciucarelli, ma prima ci guardiamo il Branca, perché giustamente Alessio Anselmi nel servizio diceva aggancia momentaneamente il Branca in vetta. Branca che oggi è sceso in campo al Morandi di Umbertide e nonostante l'emergenza è riuscito a vincere, ha battuto 1-0 la Tiberis Macchie con un gol firmato da Montanari che ci andiamo a vedere nel servizio di Ubaldo Cricchi. Allo stadio Morandi di Umbertide si affrontano per la 10ª giornata del girone A di promozione la Tiberis Macchie e il Branca. Mister Tulipani deve fare a meno di un paio di pedine importanti e manda in campo Alunni, Maramigi, Matteo Alunno, Casciola, Cardinali, Bistoni, Pettinacci, Oti, Gran Turchelli, Enrico Ciani e Silla. Diverse assenze anche per Mister Caporali che schiera Marchi, Gaggioli, Alessandro Gaggiotti, Cacciamani, Gilardi, Pascolini, Vispi, Radicchi, Riccardo Ciacci, Montanari e Bellucci. Nei primi 30 minuti non ci sono grandi azioni da raccontare, ad eccezione di questa conclusione di Radicchi al terzo minuto. Al 27esimo ci prova Fumaria, entrato da poco al posto dell'infortunato Pascolini. Al 33esimo Ciani mette in mezzo per Silla, che non inquadra la porta. Un minuto dopo ci prova Bellucci, ma il suo tiro dalla distanza non impensierisce Alunni. Al 41esimo Ciani mette in mezzo, ma nessuno devia e Marchi riesce a respingere. Sul capovolgimento di fronte Bellucci entra in area, ma Alunni è ancora bravo a bloccare la sua conclusione. Al 6° minuto della ripresa ci prova Montanari su punizione, ma non c'entra la porta. Al 7° ci prova senza fortuna Oti. Lo stesso numero 8 della Tiberis, un paio di minuti dopo, viene espulso per doppia ammonizione. All'11esimo minuto anche Mister Tulipani viene allontanato dall'arbitro Malatesta su richiamo del guardaline. I padroni di casa in 10 si creano un'occasione con Silla. Al 37esimo minuto Vispi da lontano impegna severamente Alunno, che è bravo a bloccare in due tempi. Al 42esimo minuto il Branca passa in vantaggio, Cacciamani lancia Gaggiotti sulla sinistra, il terzino mette in mezzo e Montanari è freddo a piazzare il gol del definitivo 1-0. Ah, guarda, che te devo dire, commentare una partita, la falsariga di domenica, cioè noi praticamente giochiamo in casa, venimo trattati come, non lo so, un guardaline, un arbitro, arroganti come oggi. Cioè uno non dice niente, ti buttano fuori, facciamo due falli, c'è l'espulsione, è una cosa pazzesca. Con questo non voglio dire assolutamente niente, però non mi sembra corretto che delle persone vengano a rovinare comunque sia delle partite che, ripeto, una partita che meritavamo sicuramente di portare a casa perlomeno il pareggio, ci siamo stati costretti a giocare in 10 per, non lo so, cose assurde. Io mi auguro che si rivedano certe cose, perché è veramente vergognoso. Se questi sono primi, ma io per carità, però devono vincere sul campo, non possono gli arbitri, i guardialine condizionare ripetutamente le partite, perché così non sponda. Aspetta Leo. Allora, siamo tornati di nuovo in diretta. Lo sfogo di Mauro Tulipani, insomma, ha usato anche parole pesanti nei confronti del Branca. Lì, comunque, insomma, in vetta, al di là delle assenze, dei tanti infortuni avuti, la formazione di Carlo Alberto Caporali continua a macinare lì davanti a tutti. Ci guardiamo ancora un servizio d'ultimo del girone A di promozione, poi andremo dentro con tutta l'eccellenza. Andiamo a vederci Casa del Diavolo Mugnano, il servizio è di Andrea Penchini. Allora, qualche istante, allora andiamo, vai. Proprio il messaggio per Ciucarelli, gol del Ciuca a Terni in Coppa, passaggio indietro del difensore come un falco segna mettendo a sedere il portiere dopo una finta. Chi l'ha mandato innanzitutto? Chi è? No, chi può averlo mandato, dai. Io non mi ricordo di niente. Centro gomme, vai. Ah, Palazzone, vai, gara, Palazzone. Palazzone Fabrizio.
Te la cavi così o ci aggiungi qualcos'altro? Ci hanno riscritto anche per Mauro un altro messaggio lì, oppure no? Un saluto a Mauro Dalama, sempre nei nostri cuori, firmato Roberto. Ha lasciato un bel ricordo. Vittoria, Dalama, fra l'altro, al 95esimo, oggi firmata da Cichini a Ponte Valle Ceppi. Vuoi dire qualcosa? Vuoi rispondere anche a chi ti sta guardando, Dalama, in abito bianco-nero? Un saluto a tutti e sono felicissimo che si sono rialzati da questa classifica che avevano 3 partite fa con queste 2 vittorie. 3 vittorie, scusa. Bisogna stare attenti. T'ha corretto subito Fabrizio Ciucarelli. Sì. Guido, se no. Un grandissimo in bocca al lupo a tutti i miei ex compagni. Un saluto al mister e a tutta la società. Poi Matteo faremo fare un messaggio anche a te, ai tifosi di Hellera, sperando che faccia meglio del duo Cacciamano Veneroso. Intanto, se siamo pronti, andiamo al Bazzurri. Per Casa del Diavolo Mugnano, il servizio è di Andrea Penchini. All'Amberto Bazzurri di Casa del Diavolo è di scena la 10ª giornata del campionato di promozione Girone A. I rosso-blu di Mister Banzurri, oggi in maglia scacchi grigio-bianca, affrontano il Mugnano di Mister Talli in tenuta nero-azzurra. Primo tempo Sornione con poche e poco convinte azioni da rete. Al 6° minuto, primo tentativo Mugnano, sorge dalla distanza, tiro debole che non impensierisce Cappuccinello. Ancora ospite al 15° con Ferrucci su punizione, parabola centrale, facile preda per l'estremo casalingo. Al 28° prima proiezione offensiva del Casarelliavolo. Polverini innesca Barboni nel corridoio, contrasto con Fuscagni, finisce a terra ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al 32° Casarelliavolo chiamata alla prima sostituzione obbligata, esce Goretti per infortunio, al suo posto entra Menegaldo. Il primo vero brivido per la difesa ospite arriva al 37° sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra, palla sul secondo palo, intervento di Fuscagni che rischia l'autorete. Si va quindi al riposo sul risultato di 0-0. Il Tecallo sembra riordinare le idee dei padroni di casa che nel secondo tempo prendono il controllo del gioco ed alzano il baricentro alla ricerca della vittoria. Al 3° minuto Polverini dal limite impegna Bugiantella alla deviazione sopra la traversa. Risposta ospite al 10° minuto, Buzzi da posizione defilata, troppa fretta di concludere e ritiro che risulta debole. Ribaltamento di fronte 1 minuto più tardi con Barboni a tu per tu con Bugiantella che non si lascia ingannare e respinge la palla con le gambe. Al 23° bel lancio in profondità di Antonini, bravo a pescare Carbonara in area di rigore. Il numero 11 rosso-blu cerca la deviazione al volo, Bugiantella non si fa ingannare e mette fuori. Sempre il padrone di casa in proiezione offensiva. Al 33° Oxa cade in area di rigore dopo un presunto contatto con l'estremo difensore in uscita bassa. Per il direttore di gara non c'è contatto e da nulla valgono le vibranti proteste dei giocatori del Casarelliavolo. 36° minuto, Polverini riceve palla centroarea ma non sfrutta la ghiotta occasione calciando debole centrale. In questo finale di partita c'è solo il Casarelliavolo in campo ed al 38° ancora Oxa da fuori area cerca il colpo di biliardo ma la spera lambisce soltanto all'incrocio dei pali. Un minuto più tardi provvidenziale Bugiantella sulla girata in tuffo di Polverini. I tentativi dei padroni di casa continuano ad andare a vuoto ed alla fine arriva il triplice fischio che chiude la contesa sul risultato di 0-0. Un punto conquistato per il Pugnano mentre il Casarelliavolo mastica amaro per le occasioni sprecate. Una partita dove c'è molta amarezza, molto rammarico in quanto... diciamo che veniamo da una giornata dove siamo stati totalmente derubati e le immagini sono state molto chiare e molto palesi. Giochiamo contro una squadra che fa ostruzione e perde tempo dal primo secondo della partita con un arbitraggio che non è all'altezza. Ben 4-5 rigori mi dicono palesi non dati, ci sono le immagini, credo che sia facile verificarle, e a sto punto niente, se la gente vuol male a Casa del Diavolo c'è un disegno, basta, cioè è inutile che andiamo avanti. Personalmente sono molto deluso perché sono 50 anni, 40 anni che sono dentro al calcio e una cosa così schifosa non l'ho mai visto. Siamo totalmente derubati quotidianamente e alla fine io... guardate le immagini, traete nelle vostre cose e poi magari guardate anche le immagini della domenica precedente. Noi ci hanno calciato 6 rigori contro e noi produciamo, facciamo e non c'è possibilità di calciare un rigore. Fate le vostre considerazioni e il calcio è diventato uno schifo per colpa di una classe arbitrale non adatta. È altresì vero che il Comitato Regionale Umbro è il più caro per spese di funzionamento d'Italia, se il servizio che eroga è questo, non è all'altezza sicuramente di quanto spendiamo. Il primo tempo, una partita in cui noi abbiamo fatto una partita corta, ma siamo ripartiti bene, abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti per andare in vantaggio e non le abbiamo sfruttate. Poi il secondo tempo è venuta fuori la pressione del Casa del Diavolo, una squadra sicuramente forte e organizzata,
e noi però abbiamo, secondo me, difeso bene, abbiamo messo tutto quello che avevamo per cercare di portarvi a un risultato positivo e alla fine ci siamo riusciti. Fabrizio Giucarelli, la classifica dice Branca 24, Pontevecchio 21, FC Castello e Ventinella 19. Ad aprile chi fa festa? Noi. Tavernelli 12, oggettivamente 12 punti. No, scherzo. Se tu vinci il campionato con 12 punti di distacco facciamo una scommessa, faccio io quello che vuoi tu, per una volta facciamo al contrario, vai. Io dico che è un bel campionato, nel senso che ci sono 4-5 squadre attrezzate per poter vincere il campionato e altre 3 o 4 per poter fare i playoff. Quindi secco, sono organizzate fra quelle 4 che abbiamo detto adesso. Sì. Devo scegliere una. Sì. In questo momento scelgo il Branca perché primo. Perché lì davanti. C'è un messaggio a proposito, no? Relativamente proprio al Branca, sulle parole che abbiamo ascoltato di Mauro Tulipane, abbiamo anche quelle del Branca ma non ce le siamo ascoltati, ma da Branca ci dicono sì, penso che mister Tulipane ha visto un'altra partita, chi era il campo ha visto una Tiberis che ha fatto solo falli, se il Branca è primo è merito del gioco e dei giocatori che possiede. Fra l'altro è una situazione, ripetiamo, anche di organico molto difficile per il Branca lì davanti, nonostante tante assenze nel corso di questa giornata. Allora, noi ci fermiamo, fascia pubblicitaria, rientriamo con la vittoria del San Benazzo sul Clitunno, poi partiamo con il treno dell'eccellenza. Tutti i servizi, iniziando dalla vittoria della Narnese sull'Orvietana e giù a scendere. Ora 2 minuti di pubblicità, poi di nuovo insieme sempre qui a Speciale Dilettanti. Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della Sirs Efety Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Apicoltura Orazzi, maestri nell'arte del miele dal 1975. Melari costruiti artigianalmente, smielatura, imbassettamento e vendita al dettaglio con consegna a domicilio. Ci trovi a Marciano, vocabolo Madonnuccia di Faena 57. Siamo specializzati nell'allevamento delle api con tecniche all'avanguardia per la salvaguardia dell'ambiente. Apicoltura Orazzi, il nettare degli dei, direttamente a casa tua.
Emergenza Debiti è presente in ogni regione per assistere imprese e famiglie con difficoltà nel pagare banche, finanziarie e tributi. In Umbria siamo a Perugia e Terni. Verifichiamo contratti bancari, finanziari e debiti fiscali, dove spesso riscontriamo gravi anomalie per migliaia di euro da defalcare o restituire. Verifichiamo le segnalazioni nelle centrali rischi dei cattivi pagatori, segnalazioni spesso irregolari da cancellare o rettificare. Emergenza Debiti tutela imprese e famiglie. Aginox presenta l'ultimo nato, lo spumantizzatore Martinotti Charmat, la tradizione della meccanica al servizio dell'enologia. Spumanti, prosecchi, vini speciali prodotti attraverso la rifermentazione controllata nei nostri serbatoi in acciaio inox. Una tecnica all'avanguardia per la produzione di vini unici. Aginox, inossidabili dal 1999. Nel delle bollicine. Di nuovo insieme a Speciale Dilettanti arrivano messaggi preoccupanti per Mauro Veneroso, ce li leggiamo subito prima di andarci a vedere San Venanzo Clitunno. Intanto, visto che chiedeva come fai a saperlo direttamente, un saluto al grande bomber dal Mauro Veneroso, 10 da Adele, Emanuela, Giovanni, Benedetta, Nino, Suami, Fabio e Rosa Maria, direttamente dal Gold Bar, mi chiedeva come fai a saperlo. Quindi... È la mia ragazza con tutta la famiglia. Ah, ok. Ecco. La carambata targata Mauro Veneroso, gli ha scritto anche, se non sbaglio, Stefano Tersini, giusto? Sì, gli dice, digli di comprare calzoni un po' più lunghi a Veneroso perché almeno copre quegli scarabocchi che ha sulle caviglie. Io andrei proprio sulle caviglie di Mauro Veneroso, infatti si scherzava, se io ti vedessi così nel riscaldamento a telecamere spente, la prima entrata sarebbe a piedi pari su entrambe le caviglie. Invece c'è chi ha apprezzato l'outfit, Riccardo Ciambottini scrive: Veneroso oggi ha stupito tutti, ma non solo sul campo, ormai lì si sa che è un giocatore fuori categoria, ma sull'outfit è vestito quasi da persona normale. Un abbraccio firmato il suo ex presidente. Quella quasi è molto molto importante. Lorenzo Cacciamano: può essere l'allungo decisivo questo oggi per il San Venanzo dopo la vittoria sulla Clitunno, con la vittoria che recita, con la classifica, pardon, che recita San Venanzo 23, Viole 20, Massa 19, Clitunno 18? Allora Nico, permettimi prima di parlare di calcio di fare pubblicamente le più sentite condoglianze alla famiglia Busti. Che Giancarlo Busti era un ex giocatore, dirigente, poi presidente del San Venanzo, e sicuramente è stato un tifoso fino all'ultimo. Quindi e ci associamo anche noi alle condoglianze alla famiglia. La vittoria di oggi è dedicata principalmente a lui. Anche un minuto di raccoglimento, sì, prima della gara, no? Insomma, sì. E ci associamo alle condoglianze assolutamente alla famiglia Busti. Allora, sì, sicuramente oggi era una partita importante. Giocavamo contro la Clitunno, una squadra forte, una squadra che era seconda nonostante l'assenza di Ginai, che comunque... Quanto ha pesato l'assenza di Ginai, ora fai l'onesto? Beh, onestamente tanto, perché comunque Ginai è un giocatore che sposta gli equilibri, fa la differenza. Però oggi si è visto un grande San Venanzo, una squadra convinta, compatta, in casa non abbiamo mai preso gol. 10 partite, 4 gol subiti, il miglior attacco, comunque anche noi ci siamo. Siamo una squadra tosta e fino alla fine ce la giocheremo. Andiamo al Pan Bianco, San Venanzo 3, Clitunno 0, il servizio è di Giuseppe Cecconi. C'è del Pan Bianco tra il San Venanzo e la Clitunno, è una prova di forza dei padroni di casa per legittimare il primato in classifica. Il tutto inizia con un minuto di silenzio, di cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Busti. Per l'Associazione Sportiva San Venanzo è stato giocatore, dirigente e presidente con 25 anni di militanza. La cronaca. All'ottavo, buona occasione per il San Venanzo che con Cavalletti va vicino al gol dopo un bello scambio con Cacciamano in area. Il numero 10 San Venanzese va a terra nel momento del tiro e scattano così le proteste dei padroni di casa. Ancora Cavalletti al minuto 11 prova un diagonale sulla destra dopo il pallone ben servito in orizzontale ancora da Cacciamano, ma la mira è da aggiustare. Il San Venanzo insiste e al quindicesimo colleziona il primo calcio d'angolo battuto da De Dominicis, sul quale Polpetta sbaglia il tempo e sfuma così una buona occasione. La Clitunno reagisce al minuto 22 con Calamita che raccoglie una verticalizzazione a tu per tu con Taddei, sbaglia però la conclusione.
La grossa occasione per i padroni di casa al 25esimo, la collezione Saravalle per Cacciamano, che da due passi vede Cimarelli trasformarsi in Bazinga e deviare la sfera in angolo. Una bella gara con capovolgimenti di fronte, ma è il San Venanzo a creare i maggiori pericoli, come al 31esimo, quando Saravalle serve al centro De Dominicis, che spara a botta sicura con il pallone che sibila alla destra di Cimarelli e va sul fondo. Risponde al 33esimo l'Acriturno con Scarabottini, che dopo un batti e ribatti ha la palla buona sui piedi, ma si vede scaraventare la palla in angolo di petto da Di Croce. La formazione di Giusti risponde al minuto 42 con Cariota, il quale si libera di due avversari, si accentra e prova a esplodere il sinistro che Taddei blocca senza problemi. Si va al riposo sullo 0-0. Gara che anche nella ripresa appare viva e su di giri, con i padroni di casa che hanno la meglio al 18esimo, quando da un perfetto calcio d'angolo battuto da Cavalletti per l'incornata in solitaria di Di Croce, che insacca alla sinistra di Cimarelli. Al 25esimo, sull'ennesima azione dei locali, Scarabottini atterra Cacciamano in area e il direttore di gara non ha dubbi e decreta il calcio di rigore. Dagli 11 metri va lo stesso Cacciamano che spiazza Cimarelli per il 2-0. Il San Venanzo a questo punto ha il pieno controllo della gara e lo si vede al 43esimo quando Liurni prova i riflessi di Cimarelli, costretto al calcio d'angolo. Dalla bandierina va Cavalletti che la mette sul mancino di Liurni, che con un piattone lo scarica in rete per il 3-0. Sì, ma è stata una bellissima partita, prestazione importante della mia squadra e comunque che fa seguito anche a quelle che stiamo facendo ultimamente. Secondo tempo, sì, diciamo che anche il primo abbiamo fatto bene, purtroppo non siamo riusciti a segnare, però devo dire che niente, vittoria meritata. Sì, in effetti il primo tempo abbiamo avuto più occasioni rispetto alla ripresa. Questa partita è stata decisa agli episodi, specialmente sul primo gol dove abbiamo regalato un calcio d'angolo. Il secondo un rigore che, visto la panchina, secondo me poi non c'era, inesistente. Il rigore non c'è, inesistente, dice Giusti. Lorenzo Cacciamano che cosa dice? Ormai te l'hanno dato, puoi dire anche che non c'è. Perché l'attaccante c'ha una fortuna che se aspetta un attimo il difensore arriva. Viene tamponato. Non hai l'onestà intellettuale che ha invece un Matteo Peronullo. Senti, 8 gol per te, a quota 9 guidano Ginai e D'Onofrio. Perché sarà Lorenzo Cacciamano a vincere la classifica marcatori? Ma guarda, io onestamente in promozione ho sempre vinto la classifica cannoniere. In 4 anni di promozione l'ho sempre vinta a girone A. Quest'anno mi accontento di vincere il campionato. Sicuramente i miei gol sono importanti, saranno importanti, però è importante il risultato della squadra. Quindi se io vinco il campionato e magari Ginai o D'Onofrio vincono la sua carriera, va bene lo stesso. Facciamo un parallelo però con il Branca nel girone A. Anche voi avete avuto diverse difficoltà, infortuni, insomma, pensiamo sì. A Catalli che ha lasciato per motivi di lavoro, nonostante tutto invece siete lì davanti a tutti. Sì. Allora sì, noi la partenza di Cataldi sicuramente ci ha un pochino condizionato perché era un acquisto importante, però la squadra si è sempre subito compattata intorno al mister, intorno alla società e comunque abbiamo fatto bene, abbiamo perso solo la seconda giornata con l'Olimpia Tirus, poi abbiamo pareggiato due partite, insomma un buonissimo rendimento. Sicuramente il merito è del mister, della squadra che comunque si allena sempre bene, ma anche della società che comunque è una società per la categoria, secondo me, un lusso. Una società sempre presente, sempre attenta, con tanta passione, tanta gente, quindi sicuramente anche loro hanno i loro meriti. Hai preso nota, Mauro, poi dovrai fare altrettanto per lo Spoleto. Insomma, non so se hai preso nota su come si parla, come ha fatto ora Lorenzo Cacciamano. Matteo Peronullo, poi andiamo in eccellenza. Come si rientra 5 mesi dopo un intervento, un ginocchio ricostruito praticamente da capo, 2 gol in 2 partite? Si rientra con la voglia, con la voglia di tornare a giocare, perché poi quando sei a casa la domenica ti manca. E rientrare come ho fatto io, ma non sono l'unico, nel senso ci sono tanti altri esempi, anche Giacomo Mugini l'anno scorso è tornato in 4 mesi. Però tu sei rientrato, hai fatto 2 gol nelle prime 2 partite. Oggi che contava in effetti non l'hai fatto, quindi sono tutto torna. Però ecco. Oggi sono palo. Chi ha fatto palo? Chi ha fatto palo? Matteo Peronullo. Poi c'è stato un bellissimo episodio e ne parleremo, che ha visto protagonista Enrico Polidori. Andiamo fra poco a Narni. Prima però ci dici perché hai bussato alla porta del tecnico Fabrizio Ciucarelli a Todi quella volta? Quale volta?
Lo vuoi ricordare tu, Fabrizio? Se si ricorda bene, se non si ricorda, farà lui. Non mi faceva giocare. Ah, no, vai, dicelo tu, Fabrizio, vai. No, dai, è una storia lunga, dai. Dicelo tu, Matteo, oramai l'abbiamo buttata là da casa, dicono mai di che cosa. No, ha avuto la disgrazia, anzi, sì, la brutta idea di venire a bussare il martedì dopo due vittorie consecutive. Parliamo detto di stagione, eccellenza, Matteo Peronullo che veniva dai pro, se non sbaglio, no? 2006-2007. Mi ricordo che arrivai dopo quattro giornate, hanno fatto due pareggi, mi sa che lui era arrivato da una o due giornate. Sì. C'era il problema fuori quota, che dietro secondo me in quel modo fuori quota non poteva giocare, allora mi viene l'idea di mettere fuori Peronullo. Tutti i vecchi dietro, i fuori quota esatto, lì davanti. Chi finisce in panchina, Peronullo, guarda la faccia di Lorenzo Cacciamare, immagino succedesse la stessa cosa a San Benato. In panchina, fatto che sta, la prima giornata vinciamo in casa 2-0, andiamo a Bastia, sempre fuori, vinciamo 1-0. Lui ci ha avuto la brutta idea il martedì di venire a bussare e chiedere come mai. Ha fatto, Matteo, ti ricordi che... Facciamo finta che non è successo niente. Tu non l'ho cancellato mai, io questa cosa l'ho cancellata, quindi si vede che è proprio così. Perché dalla domenica dopo ti ha rimesso subito fra i titolari. No, ma non. No. 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 No, perché dopo c'era il problema suo, perché che cosa facciamo? Tanto no, le cose ormai sono passate, cosa facciamo con Peronullo? Perché se troviamo un difensore giovane da mettere dietro, allora è un conto, se no dobbiamo fare a meno. Siamo stati fortunati di trovare uno dietro. Merendoni, che ci aveva le placche sui piedi. Sì. Da casa. Però ci ha fatto tanto, tanto comodo e ha fatto tanto, tanto bene. E lì abbiamo iniziato in 30 partite a fare 63 punti. Quanti gol, Matteo Peronullo? Ce lo dici dopo che ci siamo visti? Gol no, ma quanti cartellini rossi assist. Comunque ce lo dici dopo che ci siamo visti la vittoria della capolista, la Narnese Sola, al comando del campionato di eccellenza, grazie alla vittoria sull'Orvietana, un 2-0 firmato dalla premiata ditta Rocky Quondam, che ci andiamo a vedere nel servizio di Giacomo Papini con le riprese e il montaggio di Fabio Lomoro. Vittoria per 2-0 della Narnese nel derby contro l'Orvietana, un successo che porta il team di Sappatini al primo posto solitario in classifica. Partita bloccata nel primo tempo. Le due squadre faticano a creare azioni degne di nota. Il primo tiro in porta è di Dida per l'Orvietana al 23esimo, palla fuori di poco. Tre minuti dopo ci prova Bagnato su punizione, ma il suo tentativo non sortisce gli effetti sperati. In chiusura Orvietana si fa viva alla mezz'ora con Danieli che spara alto e poi al 42esimo Mortaroli va via sulla sinistra e mette al centro un invitante pallone per Keita, che cincischia al momento del tiro, fallendo una facile occasione. Nella ripresa parte forte l'Orvietana, al sesto palla filtrante per Mortaroli, che tutto solo ha il pertuccio giusto per battere Cunzi, ma il portiere della Narnese gli sbarra la strada e così va la regola del gol mangiato, gol subito. All'ottavo la Narnese passa, contropiede orchestrato da Bellini, palla per Rocchi che si invola verso Beccaceci e lo beffa con un pallonetto. Al 29esimo poi il bis è servito, angolo di Raggi e testa di Quondam che segna il 2-0. L'attaccante quindi riesce a siglare un altro gol entrato dalla panchina. L'Orvietana tenta una reazione, soltanto al 32esimo un tiro di Rocchi deviato da un difensore rossoblu crea qualche apprensione a Cunzi. Al fischio finale dell'arbitro Leozzini di Terni, festa grande rossoblù per una Narnese prima in classifica. L'Orvietana invece mastica amaro. Da Narni, dal Moreno Cubbiotti è tutto, a voi la linea. Questa è stata una partita come tutte le altre, una partita bloccata, una partita combattuta, dove i piccoli episodi possono determinare il risultato. Se tu analizzi anche la gara di oggi, un minuto prima che del nostro vantaggio c'è stata la palla gol loro e Pasquale ha fatto una grande parata. Siamo andati giù, siamo andati in vantaggio e da quel momento abbiamo sicuramente dominato e con l'ingresso e con i cambi che ha fatto il mister abbiamo, secondo me, legittimato una vittoria, e affermando il fatto che il nostro gruppo è sicuramente un gruppo importante che decide le partite nella seconda parte della stessa
con l'ingresso di giocatori altamente qualificati che stanno in panchina esclusivamente perché si gioca in 11, ma sono sicuramente dei giocatori che meriterebbero di giocare titolari dall'inizio. Questo è il nostro punto di forza e credo che ce la giocheremo fino alla fine, considerando i numeri di cui parlavo prima. Abbiamo fatto 2 gol a una squadra che aveva preso 1 gol nelle ultime 6 gare e sono 3 giornate che non prendiamo gol. Se qualcuno analizza questi numeri probabilmente si può rendere conto che questa è una formazione che ha gli attributi. Per chiudere, domenica c'è questo match con lo Spoleto, è vero che siamo nelle prime giornate, però già si parla insomma di alta classifica. Guarda, lo Spoleto è una grandissima squadra, c'è giocatori di un'altra categoria, ma non lo dico per mettere le mani avanti, è sicuramente una squadra costruita all'ultimo momento, ma fatta di grandissimi giocatori, molto esperta, sono curioso di andarci a giocare, proprio perché probabilmente in quella gara misureremo la temperatura della nostra squadra e sono convinto che comunque ce la giocheremo e venderemo cara la pelle e soprattutto vorremmo mantenere quella posizione che in questo momento ci aggrada, ci fa piacere e ci rende onore per la nostra storia e per il lavoro che abbiamo fatto. Siamo con Silvano Fiorici, allenatore dell'Orvietana. Allora, mister, partiamo dall'analisi della partita. Primo tempo bloccato con poche occasioni da gol, poi nella ripresa c'è stata questa occasione al sesto con il vostro attaccante che ha fatto una grande parata Kunz e poi c'è stato all'ottavo il gol da Narnese. Come dice la regola del calcio, gol mangiato, gol subito. Certo, peccato che noi il secondo che mangiavamo, perché il primo tempo ne abbiamo mangiato un altro con Keita. Ragazzi di colore, c'è, quindi... Io credo che l'Orvietana ha fatto una buona gara, sotto aspetto qualitativo, sotto aspetto dell'impostazione, sotto aspetto di cercare di fare la gara, l'Orvietana ha fatto una buonissima gara. Peccato che nel calcio bisogna buttarla dentro e probabilmente noi abbiamo poche frecce per buttarla dentro. Abbiamo una punta a Danieli che però non può fare gol tutte le domeniche e altri giocatori con altre caratteristiche che fanno benissimo perché per certi versi niente da dire, però dopo quando si tratta gli ultimi 10 metri qualche difficoltà l'abbiamo. Un attimo prima del gol, il gol è nato da un errore nostro, perché diciamo che facciamo così, Kunz ha fatto una gran parata su Mortaroli, mettiamola così, dall'angolo siamo riusciti a prendere il gol dell'1-0. Quindi... Domenica Narnese che arriverà al Palmieri di Bevagna col termometro in mano dunque, Mauro. Allora iniziamo, quanto vi pesa giocare sempre fuori casa in pratica, perché a Bevagna andate solo a giocare? Ma è uguale dai, cioè alla fine non parliamo di campi con 3.000 spettatori. Va allenate dove? Ci alleniamo a Castelritagli, okay, che è vicino Foligno e... No, e la domenica quindi però sempre a Bevagna. Al Palmieri. Situazione rimborsi com'è a Spoleto? Tutto perfetto. Da questo punto di vista nulla da dire. Quante volte hai parlato con la principessa? E quando è al campo sempre. Perché loro segue gli allenamenti quando viene sì, al campo? Sì, loro stanno in America, ma quando si fermano qui per un mesetto... Loro mi intendi chi? Loro intendo lei e il suo collaboratore principale che è Max Pincione. Stanno sempre al campo, ci seguono con... Quindi immagina Elisa sia la principessa, come la saluti, arriva al campo, tu come la saluti, solo in inglese devi parlare. No, dico ciao perché... Abbiamo capito, dialoghi intensi, profondi da parte di Mauro Veneroso con la proprietaria dello Spoleto e la principessa Nora Al Saud. Battute a parte, però si è sempre detto, la dirigenza però in pratica non si palesa mai. Al campo... Sicuramente per chi non conosce l'ambiente Spoleto potrà sembrare tutto strano, ma... Chi invece lo vive posso quindi a casa fai capire, lo vive nel senso quotidianamente al campo chi c'è? Beh, ci sta il Giuliano che è il, il team manager, ok. Ci sta il Gianfranco Multineddu che è il direttore e quindi diciamo è una società a tutti gli effetti che segue lo Spoleto a tutti gli effetti e il loro intento è quello di vincere e lo hanno dimostrato con la squadra che hanno costruito, perché io penso che ci stanno giocatori veramente, come ha detto non so, il direttore della Narnese. Paolo Garofoli, il presidente. Presidente, scusa, e di altre categorie, e lo dimostrano i curriculum. Cioè, tutti tranne Veneroso, è stato tagliato quel pezzo perché eri qua ospite. Giocatori come Scipioni, D'Aleno, cioè questi sono giocatori che hanno fatto categorie importanti. E quindi noi siamo lì, e domenica, come ho detto prima. Domenica cosa dici quindi a chi ti sta guardando da Narni, prima di andarci a vedere ti fermo Angelana? Sarà una bellissima partita, ma noi faremo di tutto per vincerla perché dobbiamo stare lì.
Perché, anche perché in caso di vittoria lo Spoleto automaticamente sarebbe primo e scavalcherebbe la Narnese, visto che il Tiferno oggi non è andato oltre l'1-1 con l'Angelana. Fra l'altro, mercoledì ore 20:30 su TEF Channel, in esclusiva canale 12 del Digitale Terrestre, vi trasmetteremo la finalissima di Coppa d'Eccellenza tra Tiferno e Ducato. È una finale che conta e come, perché la vincente accede agli spareggi nazionali che assegnano una promozione in Serie D, se ne riparlerà a fine febbraio. Mercoledì però è una partita che vale molto sia per il Tiferno che per la Ducato. Oggi, come detto, è finita 1-1 fra Tiferno ed Angelana, contestazioni da ambo le parti, soprattutto in casa Tiferno, ma andiamo a vedere che cosa è successo al Bernicchi con le riprese e il montaggio di Mario Sacchetti. Il Tiferno non va oltre l'1-1 contro l'Angelana, abbandona la vetta e scivola al terzo posto a 2 punti dalla Narnese capolista. Dietro lo Spoleto, i giallorossi di Sandreani consolidano invece la quarta piazza al termine di una gara che si incanala subito bene per i giallorossi, avanti 1-0 al 38esimo sugli sviluppi di un calcio di rigore molto contestato dal Tiferno. Barbacci pesca Passeri che fa da torre per Morlandi, l'attaccante angelano viene a contatto con Vaccarecci e l'arbitro Cipolloni di Foligno indica il dischetto fra le proteste dei padroni di casa. Cipolloni estrae anche il giallo per il portiere biancorosso e dagli 11 metri Passeri non sbaglia, firmando l'1-0 dell'Angelana e il gol numero 6 che riporta il puntero giallorosso in vetta alla classifica marcatori insieme a Danieli. È l'unico lampo in un primo tempo senza tiri in porta con Santecicca che pensa alla finale di Coppa di mercoledì con la Ducato e dà spazio ad un ampio turnover schierando un 4-3-3 con Vaccarecci in porta, Grilli, Eramo, Tersini e Bianchi in difesa, Mariucci, Dell'Arena e Bartoccini a centrocampo con Mercuri, Alagi e Sbardella a formare il tridente d'attacco. Prima dell'intervallo Sandreani è costretto a togliere Barbacci infortunato per far posto a Scopetti da trequartista alle spalle di Morlandi e Passeri nel 4-3-1-2 che vede Mazzoni in porta, Bazzucchi, Ceccarelli, Nanni e Flaviona a comporre il reparto arretrato, Bartolini, Gambini e Stucchi a centrocampo. Nella ripresa subito triplo cambio per Santecicca che apre la vetrina e tira fuori il servizio buono. Fuori Grilli, Dell'Arena e Mariucci, dentro Lavano con Bianchi che passa a destra, Bruschi e Morvidoni. Neanche 3 minuti e il Tiferno pareggia quando Mercuri conquista una punizione dalla mattonella del regista Tifernate che da lì non sbaglia. Pennellata all'incrocio, gol numero 2 in campionato e Tiferno sull'1-1. I padroni di casa potrebbero subito mettere la freccia, ma la manona di un super Mazzoni nega a Bruschi la gioia del gol dell'anno. Palla sulla traversa e sul controcross di Bartoccini, il Tiferno chiede un tocco con il braccio di Bazzucchi. La formazione di Santecicca adesso fa la partita. Al 21esimo Gambini, già ammonito, mette giù Bartoccini al limite. Morvidoni mette la modalità replay, ma al momento di schiacciare play sposta il mirino di quel tanto che basta a non trovare la porta. Il finale è un condensato di emozioni. Si comincia con il rigore richiesto dall'Angelana all'82esimo. Quando Tersini viene a contatto così in area con Confessore, Cipolloni lascia correre, il team manager angelano gamba corta viene allontanato dalla panchina per proteste, poi Confessore, entrato in campo al posto di Morlandi, prova la stoccata vincente ma trova Vaccarecci per poi finire giù in area. Ribaltamento di fronte e Mazzoni vola su un Morvidoni dal piede caldo, 30 secondi e ci prova anche Bartoccini di testa sul cross di Lavano prima che Cipolloni estragga il secondo giallo all'indirizzo di Bruschi per questa lieve spinta su Passeri che manda su tutte le furie il pubblico di casa e sancisce l'1-1 finale. Roberto Bianchi 1-1, Tiferno che scivola al terzo posto a meno 2 dalla Narnese, un primo tempo però decisamente sottotono, cambiata la formazione nella ripresa, nel secondo tempo è tutto un altro Tiferno. Sì, non dimentichiamo che abbiamo fatto un turnover perché noi abbiamo un impegno importantissimo, la finale di Coppa mercoledì, e quindi abbiamo dato spazio ad altri giocatori. Poi chiaramente il secondo tempo è stata un'altra partita. Noi siamo i vincitori morali di questo match odierno, perché abbiamo dominato, con il secondo tempo abbiamo dominato, dovevamo vincere 4-1, e quindi noi siamo i vincitori morali. Un applauso comunque all'Angelana perché è un'ottima squadra, però chi ne esce profondamente sconfitto, direi quasi squalificato, è l'arbitro, che ha arbitrato in una maniera indecorosa. Quindi io faccio una proposta vibrata e ufficiale, perché su partite di vertice in questo modo bisogna mandare arbitri effettivamente capaci, che siano in grado di gestire una partita in questo modo. C'è stato espulso Bruschi con 2 falli non da ammonizione, mentre invece il 5 dell'Angelana, che non ricordo il nome, ha fatto più falli. Addirittura l'arbitro a un certo punto stava estraendo il secondo cartellino, poi probabilmente si è accorto che era già stato ammonito, non l'ha ammonito. Alessandro Sandreani, 2 partite diverse dal primo al secondo tempo, 2 Tiferno diciamo diversi, alla fine l'Angelana porta a casa un 1-1, allunga la striscia utile, sempre lì. Io parlo di Angelana, voi parlate del Tiferno. Tiferno è una squadra costruita con giocatori veri, giocatori forti, la squadra è fortissima,
hanno ricambi all'altezza, si è visto oggi, contro un gruppo di ragazzi che è venuto qua e ha giocato la partita della vita, perché noi possiamo fare solo così e non ci interessa parlare dell'arbitro, non ci interessa parlare della Tiferno, noi andiamo avanti per la nostra strada, facciamo parlare al campo. Il presidente Bianchi ha detto Morlandi avrebbe detto di essersi buttato. Ma qui sento sempre, è tre settimane che sento sempre e solo recriminazioni con gli arbitri. Io guarderei un po' al campo, poi è normale che ognuno fa le sue considerazioni. Io penso ai miei ragazzi e penso che hanno fatto una partita ottima. Il servizio parla da solo, direi così, riguardando anche le immagini. Sabato protagonista l'Angelana insieme al Ponte Valle Ceppi della gara che vi trasmetteremo in diretta, una settimana tutta diretta insomma per quanto riguarda il campionato di eccellenza, mercoledì 20:30 dal blasone di Foligno, Tiferno, Ducato, finale di Coppa di eccellenza, sabato invece l'undicesima giornata di campionato alle 14:45 Angelana Ponte Valle Ceppi. Riprendo le parole del presidente Bianchi, Gualdo Casacastalla 3L era 2, ti senti comunque vincitore morale oggi Matteo? No, ti spiego però perché stavolta c'è una motivazione, ci arriva un messaggio che ci ha inviato uno spettatore sottolineando un gesto che in cronaca anche nel servizio è stato rimarcato da Leonardo Bossi. Scrive: i più sinceri complimenti a Enrico Polidori per essersi reso protagonista di un gesto di grande sportività e non è la prima volta, considerando la posta in palio da applausi a scena aperta. Chapeau, firmato Walter Gaggioli da Gualdo Tadino. Facciamo così, ci andiamo a vedere l'episodio, poi lo commentiamo. Fra l'altro Enrico era stato protagonista anche quando vestiva la maglia dell'Angelana. Andiamo dentro con le immagini, prima vittoria del Gualdo Casacastalla che festeggia grazie alla tripletta di un Salvucci che si segnerà sul calendario questa domenica. Gualdo Casacastalla 3LR2, servizio di Leonardo Bossi, riprese e montaggio di Diego Fabbri. Azione di grande carattere, di grande cuore, il Gualdo Casacastalla batte 3-2 l'Eller al Canale Luzzi in rimonta per due volte e conquista la prima importantissima vittoria in campionato. Come detto, vittoria in rimonta per il Gualdo Casacastalla che è andato sotto per due volte ma ha avuto la forza di ribattere colpo su colpo con l'Eller e ha trovato una grandissima giornata con Salvucci, autore di tutte e tre le reti dei gualdesi. Per quanto riguarda le formazioni, mister Pierotti schiera il Gualdo Casacastalla con un 4-3-1-2 con Santini in porta, Stoppini, Tarpanelli, Bianconi e Chiocci in difesa, Benzi, Gaggioli e Favaro a centrocampo con Salvucci a sostegno di Giovi e Dragoni. Nell'Ellera 4-4-2 con Chicri in porta, Lentini, Ferrari, Mattia e Janzi in difesa, Magionami, Giorgini, Turriziani e Fiorindi a centrocampo con Polidori e Pernullo in attacco. La prima occasione dopo 9 minuti è di Marco Gualdese, bel cross dalla destra di Benzi, girata di Giovi che finisce al lato di poco. Al 24esimo sfiora invece il gol del vantaggio Lellera con una bella serpentina di Perunullo che scarta un paio di avversari, dal limite dell'area fa partire il sinistro, palla che si stampa sul palo, poi la difesa del Gualdo riesce ad allontanare. Un minuto dopo arriva il primo episodio della giornata da Moviola con un calcio di rigore che viene accordato dall'arbitro di Alghero Selva per un fallo in area di rigore di Benzi che va a saltare per arrivare sul pallone insieme a Fiorindi. Benzi arriva sul pallone con il piede mancino, tocca la sfera, poi tocca anche Fiorindi. Per l'arbitro Selva ci sono gli estremi per fischiare il calcio di rigore, rigore che viene accordato e dal dischetto Polidori spiazza Santini e realizza il gol dell'1-0. Un minuto dopo lo stesso Polidori si rende protagonista di un bellissimo gesto di fair play, vince un contrasto a centrocampo con Bianconi, il difensore del Gualdo Casacastalla rimane a terra, Polidori potrebbe involarsi verso la porta ma decide di mettere il pallone in fallo laterale. Al 29esimo prova a rispondere il Gualdo Casacastalla con un'azione palla a terra, sponda di Dragoni per la corrente Salvucci, il suo destro finisce alto. Salvucci che fa le prove per il gol che arriva al 42esimo con un'azione che parte proprio da lui dalla sinistra. Il suo cross è lungo ma sul pallone arriva Giovi che sul secondo palo appoggia dietro per Stoppini. Cross di prima intenzione del difensore del Gualdo Casacastalla che viene sporcato di testa da un difensore dell'Ellera. La palla arriva nella disponibilità di Salvucci che stoppa e di prima intenzione trova il destro che va a finire sotto l'incrocio. Gran gol e gol dell'1-1. Finisce così il primo tempo. Nella ripresa, dopo 10 minuti, l'Ellera trova di nuovo un calcio di rigore. Anche in questo caso è Benzi a far fallo su Fiorindi. Dal dischetto si ripresenta Polidori. Santini intuisce la traiettoria del pallone, ma non può arrivarci. Arriva il gol del 2-1 per l'Ellera, quindi doppietta per l'attaccante Polidori.
al 18esimo, Ellera che sfiora il terzo gol con Fiorindi che parte sulla fascia sinistra, entra in area di rigore, prova il tiro sul primo palo, respinge Santini, la para rimane in area di rigore, arriva al tiro per un nullo che viene anche deviato e Santini è bravissimo con un colpo di reni ad evitare il gol del 3-1 che avrebbe potuto chiudere la partita. Così al 29esimo il Gualdo Casacastalda trova di nuovo la rete, calcio d'angolo battuto da Salvucci che scambia corto con Chiocci e poi dal vertice sinistro e l'arrigore fa partire un grandissimo destro che si va a insaccare sotto l'incrocio dei pali, altro Eurogol e 2-2 per il Gualdo Casacastalda che ora crede nella vittoria. E al 36esimo trova il gol del 3-2. Ancora Salvucci, questa volta con un bel calcio di punizione a 25 metri, trova ancora una volta l'incrocio dei pali, palla che sbatte sulla traversa ed entra, 3-2 e tripletta personale per uno straordinario Salvucci. Dopo 7 minuti di recupero il Gualdo Casacastalda si difende bene, non rischia nulla, trova così la prima vittoria in campionato con Salvucci che si porta anche il pallone a casa. Gualdo Casacastalda che batte Ellera 3-2 e sale così a quota 7 punti in classifica. Beh, è una sconfitta che fa sicuramente male perché comunque è arrivata anche in maniera un po' particolare, è stata una partita che si è giocata su episodi particolari appunto. Anche per noi ci sono stati due rigori, certo, gli avversari hanno fatto nel secondo tempo due tiri in porta, hanno preso due volte l'incrocio dei pali, quindi sicuramente merito a chi ha vinto, però continuiamo con una situazione dove gli episodi ci penalizzano probabilmente anche più di quelle che sono le situazioni di gioco, di gara. Era una partita molto delicata per entrambe, il Jolly l'ha pescato il Gualdo, onore a chi ha vinto, e noi dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e crederci ancora, lavorare e provare la prossima gara a far meglio. Veniva una settimana che coi ragazzi ho preferito non parlare, perché a volte in queste situazioni secondo me le parole sono di troppo. Io ho chiesto solo una cosa, cuore, la parola cuore, quella che hai stato tu, e al di là della vittoria, perché è fondamentale, perché era di vitale importanza per noi, ma soprattutto gli ho fatto i complimenti per il carattere, perché due volte sotto, una partita delicata come quella di oggi, sono riusciti a recuperarla e ribaltarla, quindi sono contento veramente per loro, tanto per loro. Sì, è una giornata speciale perché ci mancavano questi tre punti, a volte abbiamo giocato bene ma raccolto poco e oggi la vittoria è stata importantissima per la squadra. Sì, sicuramente, noi ce la mettiamo sempre tutta, siamo una squadra unita, un grande gruppo e vogliamo fare bene, quindi speriamo che vada bene tutto. Salvucci, piede caldo, mi ha insegnato tutto Fabrizio Ciucarelli a Castel del Piano. No, non è vero niente, sono contento per lui perché se lo merita. No, va bene. Io meno. Sono contento nel senso perché se lo meritava. Senti, se lo merita. Tutti hanno applaudito Enrico Polidori, tranne tu che l'hai insultato, giusto, no, Matteo? Perché allora io voglio, sono sempre stata una persona estremamente obiettiva. Sì, sì, no, per su me questo. Il rigore che ci hanno dato non c'era. Quale? Il primo? Il primo, al massimo deve essere tipo un fallo a due. Ok. Però scusa, il difensore. E la barriera dove la mettiamo? Dietro la porta? Che ne so, quello poi lì decidi te. Andiamo avanti però. Però nel momento in cui si è fermato Enrico io non mi sarei fermato, anche perché quel ragazzo che non si era fatto niente, si era visto, non si era fatto nulla, era l'ennesima volta che si buttava per terra e urlava prima, quindi la sportività ci vuole in tutto. L'avesse detto qualcun altro, però il fatto che sei tu a dirlo. Fra l'altro, tornando a Gualdo, episodio personale, parlando proprio con Procacci, che ha subito un infortunio al crociato, ha ascoltato le tue parole, ha letto anche le tue dichiarazioni al rientro dell'infortunio, ha detto mi ha dato un grande stimolo, proverò anch'io a fare quello che ha fatto per Onullo. Se fossi presidente dell'Ellera, martedì negli spogliatoi cosa diresti e cosa faresti? Non lo so perché non faccio il presidente. Però ti dico da giocatore componente della squadra, io ci credo, nel senso so che noi i valori ce li abbiamo come squadra. Oggi abbiamo perso una partita che fa male, perché comunque sia, anche per come è venuto, perché alla fine tre gol, uno più bello dell'altro, dell'avversario, gli fai gli applausi, però ci rimani... Mastichi amaro, anche perché ti lasciano all'ultimo posto. E la cosa che ha detto bene il mister è che
ci siamo allenati bene in settimana come nelle altre settimane, l'unica cosa che noi possiamo fare è continuare a allenarci bene. Se, e chiaramente poi la società farà quello che crederà giusto fare, perché magari c'è anche opportuno di aggiustare un po' la squadra in qualche reparto, non lo so, però a dicembre arriverà e loro faranno quello che sarà giusto e crederanno giusto fare loro. Io da giocatore so che ci abbiamo possibilità per salvarci e ci dobbiamo credere. Ci sono giocatori importanti, tu e Polidori siete rientrati, Rolandone come sta? Sta meglio adesso, quindi credo che potrà essere impiegato. Può perdere anche il Ponte Valle Ceppi, incassa la prima sconfitta in campionato la formazione di Lisarelli, in pieno recupero fa festa e lama, il gol porta la firma di Alex Raccichini, noi ce lo vediamo nel servizio di Federico Tanci. Ponte Valle Ceppi e Lama si sfidano alla decima di campionato per capirci qualcosa in più sui rispettivi destini, rispettivamente quinta e settima. Defezione importanti per entrambe, con i padroni di casa che devono fare a meno di Urbanelli e De Iulis, che però vanno in panchina, mentre per gli ospiti Bartolucci e Bellucci non risultano neanche tra i convocati. Primo tempo di grande intensità, ma poche occasioni che si concentrano tutte in 4 minuti al 34esimo, infatti su un cross ribattuto Dirma prova con il sinistro, una deviazione mette il pallone in corner. Risposta degli ospiti con questa transizione, Raccichini dai 20 metri esplode il destro, viene parato in due tempi da Biscarini. Al 38esimo quindi c'è una incursione di piazza per Regnicoli che va largo da Mancinelli, il suo cross trova la testa di Fondi, il quale però non inquadra la porta. Con le riprese di Giorgio Polli passiamo quindi alla ripresa, una ripresa ancora più spigolosa del primo tempo, e al 15esimo arriva la prima occasione per i padroni di casa. Su un lancio lungo infatti c'è un buco difensivo, Fondi riceve all'interno dell'area, prova per ben due volte, ben due le risposte di Battistelli. Ci prova timidamente quindi il Lama al 21esimo con Bartolini che riceve sul limite dell'area, carica il sinistro, la botta è forte ma centrale, Biscarini non ha problemi. Vengono concessi quindi 5 minuti di recupero e dopo il terzo un'azione del Lama che sembra in offensiva con questa incursione viene respinta dalla difesa, Raccichini tutto solo inspiegabilmente sul limite si ritrova il pallone sul destro, lo esplode all'angolino e porta i suoi in vantaggio. A nulla vale quindi l'assedio finale del Ponte Valle Ceppi che si ritrova così con un pugno di mosche in questa partita che l'aveva vista leggermente prevalere sul Lama, un risultato che sarebbe stato più giusto di pareggio. Fatto sta che per gli ospiti il primo gol di Raccichini in questo campionato vale 3 punti preziosissimi in questo campionato ed la terza vittoria consecutiva. Mister, una partita che magari non vi aveva visto prevalere ai punti, però quanto vale questo primo gol in campionato di Raccichini? Vale 3 punti, vale tanto perché continuiamo in questo percorso di consapevolezza, perché dopo una partenza così queste 3 vittorie consecutive ci ridanno morale. Io sono molto contento perché i ragazzi stanno lavorando da matti. Rimproverare nulla ragazzi, rimproverare nulla. C'è stato forse un momento nel secondo tempo in cui ci è mancato un pochino più di equilibrio, abbiamo perso un po' le distanze. Però ci eravamo poi risistemati, anzi devo dire che è stato un buon primo tempo, secondo me discreto, in cui abbiamo anche dato una buona intensità, forse è mancato il colpo finale, vedi l'occasione di Fondi che non siamo riusciti a schiacciare sta palla di testa, è arrivato in corsa il giocatore. Poi nel secondo tempo devo dire che è stata una partita molto equilibrata, ci sono state alcune situazioni vantaggiose da una parte e dall'altra e niente, ha premiato loro alla fine, forse magari ci hanno creduto un pizzico di più. È arrivata questa sconfitta, prima sconfitta stagionale, non devi farci perdere assolutamente gli stimoli, l'entusiasmo che abbiamo vissuto finora, assolutamente, ci stanno perché è un campionato difficile che vive molto sull'equilibrio e bisogna ricominciare la settimana pensando alla prossima che andremo a Santa Maria degli Angeli. Grazie per le riprese e il montaggio a Giorgio Polli che ha immortalato anche Peppe Capoltrà in casa Ponte Valle Ceppi. Ci scrivono Elisa, prima di andare al Buitone a vedersi la vittoria del San Sepolcro,
Ci scrivono in tanti, in realtà. Ci scrivono ancora da Lamo, un affettuoso saluto a Mauro Veneroso dal suo piccolo tifoso Elia da Lama. Conservo ancora le scarpette che mi hai regalato. Ah, e questa è una notizia, perché insomma Mauro che regala un paio di scarpette, ce la vuoi spiegare? Perché il fratello del secondo portiere, che ci seguiva tutti gli allenamenti, addirittura il mister l'ultimo mese lo faceva allenare. Anche convocato, no, se non sbaglio. Convocato quando abbiamo giocato contro il Progresso. E niente, come pensiero gli avevo lasciato un paio di scarpe. Senti, hai vissuto una stagione molto bella tua Lama, anche proprio come ambiente. Ricordo bellissimo, è una famiglia. Cioè, oltre al calcio, lì è proprio una vera famiglia. A partire dai tifosi fino alla società, compagni, gruppo. Cioè, lì sono felice. Come ho detto l'anno scorso quando è finito il campionato, con una parola ai miei compagni avevo detto lì sono felice, Lama, infatti è così. Dite al bomber Cacciamano che deve smettere di tuffarsi in area di rigore, a parte gli scherzi, grande bomber, un saluto da Luigi Miccio. Ah, pensavo da Fabrizio Giusti, tecnico della Clitunio, invece vuoi dire qualcosa anche a Luigi? Un saluto, anche lui è ancora giovane, però sicuramente si toglierà grandissime soddisfazioni, l'attaccante della Trasimeno, bravo. Fabri ti saluta Fiorenzo e ti aspetta a mangiare la pizza al Covo. Grazie. Paga lui? Ecco. Questo non ma aspettavo qualcosa da Fabrizio Ciucarelli, infatti. Andiamo al Buitoni. Grandi contestazioni da parte dell'Assisi su Basu su quella che è stata la condotta arbitrale in tutti e i 90 minuti. Noi ci riviviamo il film nel commento di Paolo Tilli. Marco Bonura al termine di una partita dal finale caldo, visto che la temperatura esterna era anche abbastanza fredda. Raddrizzare una partita non facile. Sì, hai detto bene. Una partita non facile, ma sappiamo che la sua base è una buona squadra, veniva da due risultati utili consecutivi, giocatori importanti, quindi sapevo della difficoltà della partita. Noi venivamo da un momento, purtroppo, da un punto di vista della classifica dei punti, dove ho sempre detto che questa squadra meritava qualche punto in più sul campo, che ti fa stare anche tranquilli. Oggi la squadra sicuramente era un po' contratta, anche nel primo tempo abbiamo fatto diversi errori, loro sicuramente ha avuto l'occasione migliore sulla traversa, bisogna essere onesti. Siamo stati un po' fortunati in quell'episodio, chiaramente magari la partita poteva avere un altro svolto. È vero che anche nel secondo tempo siamo andati sotto e poi abbiamo avuto una bella reazione, penso, da squadra. Quindi dopo abbiamo vinto, ecco, però sicuramente magari il risultato più giusto poteva essere un pareggio. Un'iniezione di fiducia per il futuro però. Sì, ma infatti i punti danno morale, ripeto. Al di là del bel gioco, oggi era importante vincere. Abbiamo vinto soffrendo, rimontando, quindi vuol dire che la squadra ha avuto anche una bella reazione. Enzo Grilli, allenatore dell'Assisi su Basio, complimenti alla sua squadra. Nel primo tempo una fase difensiva che non ha permesso al Sansepolcro di andare al tiro mai. Nella ripresa siete addirittura passati in vantaggio. E poi che cosa è successo? Boh, un blackout. Ma cioè, uno c'è da considerare il valore degli avversari. Che è una squadra costruita per vincere il campionato, provarci, quindi poi in casa loro. Sì, abbiamo iniziato bene, soprattutto ma nella fase difensiva anche in avanti, perché l'abbiamo pressati alti, abbiamo costretti a sbagliare diversi fraseggi, tranne le palle lunghe le abbiamo prese quasi sempre noi, parate nei miei portieri non mi ricordo. Soprattutto primo tempo potevamo andare in vantaggio perché c'è stata la punizione traversa e linea. Abbiamo commesso un fallo stupido lateralmente e purtroppo queste squadre, queste grandi squadre, anche in episodio li fa rinascere. Per la decima di campionato al Buitoni arriva l'Assisi su Basio in classifica a pari punti con il Sansepolcro. I bianconeri di Bonura partono con il 4-3-3, risponde l'Assisi su Basio di Luca Grilli con il 4-4-2. La partita si gioca subito a ritmi alti con il Sansepolcro in avanti e gli ospiti pronti al contropiede. E proprio su una ripartenza al 14esimo, l'Assisi su Basio conquista un calcio di punizione dal limite. Calabretta si incarica di calciare, il suo tiro viene respinto dalla traversa rimbalzando vicino alla linea di porta, vicino al gol. Dunque la formazione ospite, si vede il Sansepolcro al 23esimo, Valori sul fondo finisce a terra dopo un contatto con balla.
L'arbitro lascia proseguire, il Sansepolcro reclama il calcio di rigore. Si arriva così al termine del primo tempo con il punteggio fermo sullo 0-0. Il secondo tempo inizia ricalcando il primo con il Sansepolcro in avanti e l'Assiso Subasio pronto alla ripartenza. Al settimo minuto, su una di queste ripartenze, il portiere del Sansepolcro, Cristofoletti, deve uscire dall'area per anticipare di testa l'attaccante ospite lanciato verso la porta. La pressione dell'Assiso Subasio si concretizza al 14° su calcio di punizione con ancora Calabretta che pennella un traversone perfetto per la testa di Francioni che insacca per l'1-0 della formazione ospite. Bonura richiama in panchina Lomarini e inserisce un attaccante come Scarselli, sostituendo anche Mencagli con D'Urso. Al 25° il Sansepolcro perviene al pareggio sugli sviluppi di una punizione molto angolata di Valori con la deviazione involontaria di Cirilli ed è l'1-1. Passano 7 minuti e il Sansepolcro prende coraggio, aumenta la pressione, con Valori va al tiro di sinistro. La palla è deviata e esce di poco. Al 37° sale in cattedra Massai, che prende la mira dal limite dell'area e calcia al set, dove il portiere non può arrivare, per il 2-1 del Sansepolcro e il 2-1 del sorpasso. Al 43° Braccini crossa sulla corsia di destra, scarica al centro ed è bravo il portiere della Sisi Subasio a deviare in angolo. Un buon Sansepolcro nei minuti finali riesce a ribaltare la partita e a portare a casa la vittoria per 2-1. È una vittoria molto molto importante questa in casa Sansepolcro, altrimenti la società proprio in settimana attraverso il vicepresidente Stefano Chiasserini aveva lasciato intendere come insomma a dicembre chiaramente avrebbe potuto succedere qualcosa. Da qui a dicembre ancora ci sono delle gare che saranno molto molto importanti in casa Biturgenza, per una società che non ha mai nascosto l'ambizione di voler tornare in Serie D. Noi invece adesso andiamo al comunale di San Sisto, dove oggi ha fatto il colpaccio il Castel del Piano, si è imposto 2-1 nel derby, è una grande vittoria per l'ex di turno Moreno Giacchetti, il servizio di Fabio Massoli e le riprese di Massimiliano Tosti. La 10ª giornata del campionato regionale di eccellenza propone il derby della Pievaiola tra San Sisto e Castel del Piano, match che mette di fronte due squadre a caccia di punti importanti per migliorare la propria classifica. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta con l'Angelana e ancora a caccia del primo successo interno stagionale, hanno l'esigenza di fare punti per uscire dalla striscia negativa di 3 sconfitte consecutive ed uscire fuori dalla zona play-out. Non se la passano molto meglio gli ospiti dello storico ex Moreno Giacchetti, anch'essi chiamati a riscattare il risultato negativo di domenica scorsa contro la Narnese e con l'obiettivo di allontanarsi dalle sabbie mobili della bassissima classifica. Arbitro dell'incontro è Giulio Nicchi di Gubbio, coadiuvato dagli assistenti Finori e Manci. La cronaca. Al 9° prima occasione del match, firmata dal Castel del Piano. Buffi sfonda sulla destra e mette in mezzo. Timbri è bravo ad inserirsi e a prendere il tempo alla difesa biancazzurra, ma è Unco, classe 2001, al suo debutto assoluto in prima squadra, salva tutto in uscita. Dopo una prima mezz'ora di equilibrio, i rossoblù passano in vantaggio al 31°. Palla a centrocampo e Unco è leggermente fuori dai pali e Menichini fa valere i 20 anni di differenza, beffandolo con un perfetto lob dalla lunga distanza che va ad infilarsi sotto l'incrocio. San Sisto 0, Castel del Piano 1. Sul finire di primo tempo si vede il San Sisto con Russo che si invola verso la porta e scavalca con un pallonetto Alunni. La palla va a stamparsi sulla traversa, con il gioco però fermo per segnalata posizione di offside. E questa è l'ultima emozione dei primi 45 minuti. Con le riprese di Massimiliano Tosti passiamo quindi alle immagini del secondo tempo. Riberti tenta subito la carta Brescia, con il San Sisto che alza il baricentro, iniziando a spingere con convinzione. E al 15° Cecco Mori si va a prendere il calcio di rigore, dopo essere stato messo giù in aria dal dischetto Russo e di ghiaccio. E spiazza Alunni, San Sisto 1, Castel del Piano 1. Al 25° grave ingenuità di Piccioli che perde palla a centrocampo, Ubaldi se ne va e viene steso da Benda al limite dell'area, fallo da ultimo uomo e cartellino rosso per il difensore biancazzurro che lascia così i suoi in 10 uomini.
Sulla punizione seguente si presenta Menichini, ma Iunco è straordinario e va a dirgli di no in tuffo plastico, salvando in corner e prendendosi gli applausi dei compagni di squadra. La fortuna non è però dalla parte dei padroni di casa, perché sul calcio d'angolo successivo Melillo pesca l'incrocio dei pali e con una gran botta mette in rete. San Sisto 1, Castel del Piano 2. La risposta dei locali è immediata. Alla mezz'ora Ardone ci prova a botta sicura dopo un gran dribbling in aria, ma Lunni è bravissimo a dire di no. Poco dopo, su calcio d'angolo, è ancora il portiere ospite a superarsi, saltando come un gatto e ricacciando dalla porta un colpo di testa ravvicinato diretto ormai in rete. San Sisto, nonostante l'inferiorità, vicinissimo al gol del pareggio. I padroni di casa mostrano tutto l'orgoglio possibile nel finale, credendoci e provandoci fino all'ultimo, ma il Castel del Piano si chiude bene ed evita il peggio, dopo 4 minuti di recupero e quindi triplice fischio. A San Sisto, Castel del Piano batte San Sisto 2-1. Un Castel del Piano che conquista 3 punti fondamentali con grande, grande carattere. Sì. Bella vittoria, era per noi era importantissimo, siamo molto contenti perché c'era tutto l'intento di venire qui a cercare di portare via tutto il bottino e fortunatamente ci siamo riusciti, quindi bene così. Sappiamo che c'è una dedica speciale per questa vittoria. Sì, penso che porto un pochino la voce di tutto lo spogliatoio, del gruppo, dello staff, del mister, di tutta la società, insomma. Vogliamo dedicare questa vittoria al Milo perché è una persona che sta sempre con noi e purtroppo la scorsa settimana ha visto la scomparsa della mamma, quindi dedichiamo questa vittoria a lui. Con il presidente del San Sisto, Bruno Finguelli, presidente nel secondo tempo, forse uno dei migliori San Sisto dal punto di vista del cuore e del carattere sicuramente, certo è che se neanche gli episodi si mettono a favore si fa dura. Infatti l'atteggiamento è quello giusto, l'impegno, tutti i giocatori non lo si può dire, evidentemente comunque manca qualcosa perché non possono esserci 4 sconfitte consecutive se non addebitando a noi stessi qualche errore che purtroppo anche oggi abbiamo commesso. Manca la vittoria praticamente all'inizio stagione qui al Comunale, ancora nessuna vittoria qui appunto tra le Mura Amiche, 4 sconfitte consecutive, lei ora oggi era allo stadio a guardarsi la partita in tribuna, cosa ha visto che non va? Non finalizziamo, non riusciamo a segnare, non riusciamo a costruire delle vere occasioni da gol, questo credo che sia un po' agli occhi di tutti, però con un impegno, un atteggiamento giusto, sicuramente poi alla fine siamo convinti che ne veniamo fuori. È chiaro che dobbiamo tutti, dalla società in poi, dare qualcosa in più, guardare a noi stessi e essere convinti che dalla prossima volta comunque la situazione può cambiare. Stiamo aspettando il servizio dell'Erbi, la vittoria dello Spoleto sulla Ducato, abbiamo qualche piccolo problema che stiamo comunque cercando di risolvere, intanto nessuno si vuole vedere il gol di Veneroso, la realtà è questa. Lo conosci tu Piero Vittori invece? Amico di Cristiano Gagliarducci che ci scrive puntualmente tutte le domeniche, lo salutiamo, lo ha fatto anche oggi. Andiamo a Castiglione dell'Agora, finita 0-0 tra Trasimeno e Nestor, vediamo come nel servizio di Emanuele Luna con ripresa e montaggio di Matteo Marzella. Reti bianche al Giommoni tra Trasimeno e Nestor. Lo 0-0 finale è la logica conseguenza di una gara spigolosa e poco emozionante. La cronaca, entrambe le squadre nelle classiche divise, biancorossa per i lacustri, azzurra per gli ospiti, arbitra Candli di Foligno. Primo tempo alla camomilla, molti errori in fase di impostazione e lanci lunghi che sono facili preda delle difese. L'unica occasione dei primi 45 minuti è di marca marcianese al 43esimo, tiro di D'Ambrosio, Stanic manda in corner con un gran balzo. Le immagini di Matteo Marzella ci portano così direttamente alla ripresa. Al quinto ci prova Vent'anni con il sinistro da fuori area, palla che non inquadra lo specchio. 17esimo calcio di punizione in favore della Trasimeno, sulla palla Braccalenti, la palla oltrepassa la barriera ma Bagnetti ci arriva e devia in calcio d'angolo. Ancora Trasimeno pericolosa con Miccio al 23esimo, sinistro la soterra sul primo palo, Bagnetti manda in corner. Meno di un minuto dopo sempre Miccio protagonista, sul cross del classe 98 Capitan Mogliano anticipa tutti ma la palla termina alta. Si fa vedere anche la Nestor al 36esimo con questo tiro rasoterra di Goretti, palla che sfiora il palo alla destra di Stanic. Finisce così 0-0, una gara decisamente avara di emozioni, per la Trasimeno è la quinta partita consecutiva senza vittorie, mentre la Nestor riporta a casa un buon punto in ottica salvezza.
Con il DS da Trasimeno Angelini, continua il digiuno di vittorie, 7 giorni fa un buon punto a Ponte Valle Ceppi, quello di oggi come lo giudica? No, oggi è un buon punto. Oggi è un buon punto per quello che è stato lo sviluppo della gara. Credo che la Nesto da un punto di vista tattico, fisico, oggi abbia fatto qualcosina in più di noi, anche se ai punti le occasioni ce l'abbiamo avute, quella di Mogliano, un calcio di rigore anche oggi, purtroppo che siamo a recriminare, mentre a Ponte Valle Ceppi credo che sia stata tragicomica la gara, nel senso che meritavamo di gran lunga 3 punti. Però dico che in questo campionato anche non perdere e poi affilare qualche vittoria può farti fare il salto, quindi non è che lo prendiamo così negativamente questo pareggio. Gabriele Goretti, neopapà innanzitutto, quindi congratulazioni, e per poco non ci scappava anche il gol a 10 minuti dalla fine, ma al di là di questo penso che un punto a Castiglione del Lago sia positivo. Sì, intanto ti ringrazio, sì, sono diventato papà venerdì e è stata una gioia immensa che si poteva coronare anche meglio con la vittoria e con il gol, ma diciamo che siamo soddisfatti della gara fatta, qui è in campo difficile, abbiamo preso un buon punto e come hai detto te probabilmente avremmo potuto anche vincerla, insomma, la partita. Sì, da papà però Gabriele non puoi ammalarti, almeno non venire a fare le interviste in accappatoio, giusto Matteo? Nulla, quindi tanti auguri davvero a Gabriele Goretti, neo papà. Ci scrivono però da Branca, ci mandano una foto, quella relativa al difensore Pascolini, non so se possiamo andare sul touch qua direttamente con Massimiliano Tosti dietro la telecamera e Leonardo Cesaroni in regia. Ci scrive il direttore sportivo del Branca Simone Codignoni dicendo: questo è Pascolini, il nostro difensore, uscito dopo 5 minuti per un intervento in gamba tesa di Oti, giusto insomma per dare un fatto di cronaca. Facciamo i migliori auguri al ragazzo perché effettivamente insomma ha preso davvero una bella botta nell'occhio. Al di là di quella che è stata la partita, abbiamo sentito le parole di Tulipani, però insomma era doveroso anche far vedere quelle che sono le condizioni del ragazzo, al quale facciamo i nostri migliori auguri. Saliamo adesso in Serie D, ci andiamo a vedere una vittoria fondamentale, quella del Cannara che batte il Ponsacco, aggancia i toscani a quota 14 in classifica, immediatamente riscattato il KO di Grosseto, la formazione di Antonio Alessandria sta facendo davvero un gran campionato, poi ci vedremo anche la vittoria del Foligno. Intanto andiamo allo Spoletini con Leonello Carloni. Un bel Cannara, solido in difesa, spumeggiante in avanti grazie a uno straordinario Bazzoffia, è tornato alla vittoria battendo 2-1 il Ponsacco. Cannara in vantaggio all'ottavo minuto, Colombi in area per Bazzoffia che con molta freddezza evita l'avversario infilando l'incolpevole Mariani. E al 16° servizi in area al centro, invitante per la testa di Fornaciari, attento Lori che parava senza difficoltà. Al 37° Casciagli tocca per Mazzori, botta rasoterra e Lori si salva con l'aiuto di compagni. E adesso con le riprese di Roberto Casolari passiamo a vedere le fasi salienti del secondo tempo. Secondo minuto, Cannara pericoloso e vicino al raddoppio, sponda di Del Sante per l'accorrente Colombi che non trova di poco la porta. Agile reattiva la compagine ospite, al 14° spreca con Te che da buona posizione manda le stelle. Insistono gli ospiti e Marzoi, servito da Casciagli, impegna Lori ad una parata a terra. Al 25° però Bazzoffia dice che può bastare così. Da Mercuri la cui conclusione veniva ribattuta pronto il tapine di Giorni e il raddoppio è cosa fatta. Questa rete tranquillizza i ragazzi di Alessandria, molto bravi in precedenza nel limitare le azioni degli ospiti. E al 32° un tiro dalla distanza di Casciagli sfiorava l'incrocio. Poi ancora Bazzoffia mandava il pallone vicino all'incrocio dei pali. Al 47° accorciano gli ospiti, di testa con Chiellini, ma non c'è più tempo, vince il Cannara. È veramente difficile perché noi si gioca e qui ti fanno gol, è proprio difficile. Vabbè, sapevamo che era un campo ostico, però i miei ragazzi hanno fatto una buonissima partita, ma dovevamo essere più cinici. Abbiamo creato tante palle gol e non le abbiamo sfruttate, quindi è un peccato perché venire a giocare su questo campo e giocare in questo modo e non portare a casa niente è dispiace tanto. Però oggi in casa nostra ci tenevamo a recuperare un po' di terreno perduto contro una squadra che sapevamo, seppur giovane, una squadra frizzante, no? Una squadra che ci ha dato filo da torcere, anche se poi alla fine il doppio vantaggio è stato gestito bene, tranne nei minuti finali che abbiamo subito il 2-1, quindi sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, dobbiamo continuare quello che è il nostro percorso con umiltà, con spirito di sacrificio e tanto lavoro. Peccato davvero soprattutto per il fatto che il Cannara continui a giocare a porte chiuse, sembra però possa muoversi qualcosa nei prossimi giorni, insomma sarà uno snodo decisivo considerando che la prossima in casa è il derby contro il Bastia. Fabrizio Ciucarelli, il Foligno espugna Gavo Bagni di Gavorrano, lo fa grazie al rigore trasformato da?
Maurizio Peluso, Zitti e Zacca. Andiamocelo a vedere. Allora, vittoria importantissima del Foligno contro il Gavorrano, 2-1. In vantaggio per 1-0 dopo il primo tempo, sotto per 2-1 al 90esimo. Un Follonica Gavorrano dai due volti perde inopinatamente la sfida interna contro il Foligno. Maremmani in campo col 3-5-2, Wrobleski tra i pali, linea di difesa con Ferrante, Berardi e Bruni, Conti centromediano con Pardera e Lombardi, mezzali, Grifoni e Pietro Carcani esterni, Lamioni e Brega terminali offensivi. Risponde il Foligno con uno speculare 3-5-2 nel quale spicca in attacco un ex del Gavorrano come Maurizio Peluso, arbitra Flavio Fantozzi di Civitavecchia. Il match non è di quelli capaci di un avvio folgorante. Per il primo tiro in porta bisogna attendere il 22esimo, angolo di Lamioni e colpo di testa di Brega con il portiere del Foligno Roani che devia in corner. Il risultato si sblocca al 33esimo quando Carcani opera dalla sinistra un cross che lo stesso Brega corregge in rete di testa. Follonica Gavorrano 1, Foligno 0. I padroni di casa, pur non dominando la partita, danno l'impressione di poterla controllare. Il Foligno si vede in avanti solo al 40esimo con questa conclusione di Gorini che termina a lato. Nient'altro da segnalare nel primo tempo. Ad inizio riprese il Follonica Gavorrano cambia Pardera con Lepri. Al 48esimo è proprio Lepri su cross di Grifoni a colpire a botta sicura da posizione propizia, ma Roani è ben piazzato e blocca. Il Foligno sostituisce Fondi con Pettinelli e va vicino al pareggio al 60esimo con due conclusioni in sequenza ravvicinata. Ci prova Gorini prima e Giabeccucci poi, ma Wrobleski si supera. L'ultimo tiro, quello che termina sul fondo, è di Peluso. Il pareggio arriva però al 71esimo, quando su corner di Gorini Lepri non riesce a liberare e serve involontariamente il nuovo entrato biancazzurro Arras, che batte in diagonale il portiere rosso bianco-blu. Follonica Gavorrano 1, Foligno 1. La parte centrale della ripresa passa alla cronaca, soprattutto per le sostituzioni. Mister Indiani cambia Lamioni con Vanni, quindi Ferrante con Ferraresi, Mister Armillei Pinzaglia con Colarieti e poi Buonaventura con Settimi. Si arriva così al 90esimo, quando proprio Ferraresi ha fin troppa fretta di contenere l'azione di Peluso. Per l'arbitro l'intervento vale un calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Peluso trasforma per quello che di lì a poco diventa il gol del definitivo 2-1 del Foligno. Per i maremmani arriva la prima sconfitta interna stagionale in campionato e la prima sconfitta dell'era Indiani. Vittoria non pesanti, pesantissima oggi anche per il Bastia, che si è imposta a San Giovanni Valdarno, beffa nel finale per il Trestina raggiunta al 96esimo, pensato un po' da Mugelli, tripletta di Mugelli, un po' come Salvucci a Gualdo, dopo che il Trestina aveva rimontato e portandosi sul 3-2, finita 3-3 a Scandicci. Siamo in debito del derby, poi lasceremo spazio a Sergio Fabiani, campo aperto con i suoi ospiti, ci vedremo anche proprio le immagini del Bastia e del Trestina. Andiamo ora però a San Giacomo, dove lo Spoleto ha fatto la voce grossa, ha battuto 3-0 la Ducato e lì al secondo posto a meno 1 dalla Narnese domenica prossima. Narnese Spoleto, il servizio di Cristiano Pettinari, riprese e montaggio di Daniel Metelli. È tutto dello Spoleto. Luparini, Guatieri e Veneroso mettono la firma sul 3-0 del Capitini, che issa i biancorossi al secondo posto. Per gli uomini della principessa Al Saud è il quarto successo di fila, con un'altra prova di forza di cui stavolta fa le spese la Ducato Spoleto. Come da attese, l'inizio è di studio. Brevi, non ha né Cavitolo né Tomassoni, il secondo in panchina, disegna il centrocampo con Donnola in mezzo e Giuliacci a sinistra, con Cola e Cardarelli davanti. Dall'altra parte Gagliarducci inventa Coppola terzino sinistro per Tommaselli, infortunato, e lancia in attacco Luparini, recuperato in extremis. Nessuno risparmia il piede, subito tre ammoniti, ma non succede molto. Poi al 25esimo minuto lo Spoleto passa, Lira Ferreira calcia morbido, la difesa si ferma mentre Luparini in un solo movimento di rara coordinazione gira in porta la palla che Carzetti non trattiene. La Ducato Spoleto si ritrova sotto e prova subito a rispondere. Al 27esimo minuto Cardarelli va sul fondo e serve il colpo di testa a Cola, che poi alla mezz'ora ha l'occasionissima su dinamica simile. Cardarelli crossa ancora da destra, l'attaccante albanese, infastidito dall'abbonia, non riesce a chiudere in prossimità della linea di porta. Lo Spoleto respira e prova a chiuderla al 34esimo, quando l'assalto nasce ancora dal tocco felpato di Luparini, che da fermo imbecca Guatieri.
Carzetti salva coi piedi, per qualche minuto il pallino è dei biancorossi che fanno possesso e si esaltano quando Veneroso, saltando a piè pari, manda sul fondo la Bonia con un tacco volante da genio assoluto. Premio Oscar per l'ex Lama e 1-0 a riposo. Nel primo quarto d'ora della ripresa, Brevi prova a cambiare le carte in tavola con tre cambi, ma ad allungare lo Spoleto. Al 14esimo Veneroso a mezzo campo davanti a sé per puntare solo la porta e preparare l'appoggio, ma Carzetti si immola e salva tutto. Il colpo del KO però arriva poco dopo, al 17esimo, quando la spizzata di Luparini apre un altro buco su cui Guatieri si tuffa di foga prima di chiudere col piatto sinistro. 2-0 Spoleto che fa festa e controlla la situazione. Lì infatti il derby va in ghiaccio e Veneroso, su tocco di Pociolo, ci mette la ciliegina al 45esimo. È il 3-0, la Ducato Spoleto rivolge il pensiero alla finale di Coppa Italia. Lo Spoleto consolida il secondo posto a un solo punto dalla Narnese. Sì, siamo stati bravi al primo tempo subito con quella palla Furbi con Ferreira che mi ha messo una bella palla e sono stato fortunato a fare gol. Poi dopo il secondo tempo ancora abbiamo insistito e trovato il secondo gol e comunque abbiamo fatto una bella partita. Sì, abbiamo stati bravi a pressare sempre su tutte le palle e non abbiamo preso gol, che da parecchie partite non lo prendiamo e questo è importante. Noi puntiamo al massimo. Poi domenica per domenica dobbiamo fare bene come stiamo facendo e le cose arriveranno. Ero concentrato nel fare il massimo come sempre la domenica e sono stato fortunato a trovare il gol. Sì, abbiamo provato, cioè il primo tempo secondo me è stata una partita abbastanza equilibrata. Siamo riusciti a creare qualche difficoltà, le occasioni sono state pochissime. Peccato che aver sbloccato la partita su un errore nostro, insomma su un infortunio, più che altro. E poi dopo il secondo tempo chiedevamo una maggiore intensità, una maggiore voglia di andare a riprendersi il pareggio, invece veniva fuori la grande forza dello Spoleto, perché insomma è una squadra costruita per vincere il campionato. Io penso che se rimangono tutti questi che ci sono adesso, vince il campionato tranquillamente, è una squadra di categoria nettamente superiore, insomma. Ci andiamo a recuperare il tuo gol, non è scherzi a parte, anzi Cristiano Pettinari ha montato anche un tacco, una finezza, cosa che non si fa mai, però dobbiamo recuperare il gol, ti chiediamo scusa, lo faremo senz'altro anche dopo in campo aperto con Sergio Fabiani. Chiuderemo con il pronostico su Tiferno Ducato, che vi trasmetteremo in diretta mercoledì ore 20:30 su TEF Channel. Chiudiamo però prima con un messaggio, Elisa. Dietro le parole dette dal presidentissimo, credo che la partita... Presidentissimo è Roberto Bianchi in questo caso, presidente. Credo che la partita l'abbia vista girato di spalle. Non entro in merito sugli errori arbitrali. L'episodio del fallo da rigore su Confessore, il risultato di 1-1 a 15 minuti dalla fine, perché come i calciatori sbagliano, anche l'arbitro può sbagliare, ma parlare di morale mi fa ridere. Una squadra costruita per vincere contro un gruppo di ventenni guidati da un gladiatore, e chi era allo stadio se n'è accorto. Concludo che il calcio è stato inventato tanti anni fa, noi lo portiamo solo avanti. Firmato Simone Tarpanelli. Direttore generale dell'Angelana, insomma qualche strascico polemico che si trascina, però come detto le immagini parlano chiaro, anche le interviste da una parte e dall'altra, per quanto riguarda la gara del Tiferno che tornerà in campo mercoledì 20:30 al blasone di Foligno contro la Ducato. Come finisce, Mauro Veneroso? 2-1 Tiferno. 2-1 Tiferno. Lorenzo Cacciamano? 3-1 Tiferno. 3-1 Tiferno. Matteo Peronullo? Io volevo dire 3-1. Posso... Puoi replicare, sì. 3-1 Tiferno. Fabrizio? X, step supplementare, rigori. Bella gioco. E poi? È una lotteria. Ai rigori. L'esperienza di Fabrizio Ciucarelli non si è fatto nemici, invece saranno contenti da San Giacomo ascoltando le parole di Matteo Peronullo, Lorenzo Cacciamano, Mauro Veneroso che salutiamo, un grande in bocca al lupo a te Mauro, a te anche Lorenzo, insomma per i vostri rispettivi obiettivi. Grazie e complimenti Matteo Peronullo per quello che hai fatto, sei un esempio. Grazie. Insomma, e anche Giacomo Procacci, centrocampista e Gualdo Casacastalda l'ha detto, ti facciamo un grande in bocca al lupo Fabrizio, anche se saresti potuto restare con noi come commentatore tecnico. Ti mancava un po'? No. Dopo questa. E dopo questa possiamo anche chiudere, con te Elisa ci ritroviamo mercoledì ore 20:30 al blasone di Foligno, sabato 14:45 Angelana Ponte Valle Sceppi, domenica prossima ore 18:50, puntuali, speciali dilettanti, non cambiate canale, Sergio Fabiani, servizi da Serie D, ci dobbiamo vedere anche il gol di Mauro Veneroso.
Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della SIRS Efeti Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio. Apicoltura Orazzi, maestri nell'arte del miele dal 1975. Melari costruiti artigianalmente, smielatura, invasettamento e vendita al dettaglio con consegna a domicilio. Ci trovi a Marciano, vocabolo Madonnuccia di Faena 57. Siamo specializzati nell'allevamento delle api con tecniche all'avanguardia per la salvaguardia dell'ambiente. Apicoltura Orazzi, il nettare degli dei, direttamente a casa tua. Emergenza Debiti è presente in ogni regione per assistere imprese e famiglie con difficoltà nel pagare banche, finanziarie e tributi. In Umbria siamo a Perugia e Terni. Verifichiamo contratti bancari, finanziari e debiti fiscali, dove spesso riscontriamo gravi anomalie per migliaia di euro da defalcare o restituire. Verifichiamo le segnalazioni nelle centrali rischi dei cattivi pagatori. Segnalazioni spesso irregolari da cancellare o rettificare. Emergenza debiti, tutela imprese e famiglie. Etichettificio Il Nastro Città di Castello. Etichette neutre e personalizzate per vari settori. Etichette coupon per creare spazio sul prodotto, nastri adesivi personalizzati e neutri per imballaggio. Etichettificio Il Nastro, azienda certificata, rapide consegne. Per informazioni consultare il sito www.ilnastro.it. Cerchi un posto dove trovare tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute e il tuo benessere? Vieni allo studio fisioterapico Fisio Salus, un poliambulatorio a disposizione per ogni tua esigenza, con un'equipe di specialisti pronti ad assisterti a 360 gradi. Fisio Salus non è solo attività ambulatoriale, ma soprattutto fisioterapia avanzata. Luca Rosi e il suo staff di fisioterapisti sapranno trovare la soluzione giusta per te, con professionalità, competenza e tecniche all'avanguardia. Fisio Salus è convenzionata con gruppi assicurativi e società sportive dilettantistiche e professionistiche ed è partner sanitario della SIRS Efeti Volley settore giovanile. Ci trovi a Perugia, strada Tiberina Nord 24, Ponte Felcino. Fisio Salus, molto più di un semplice ambulatorio.
Apicoltura Orazzi, maestri nell'arte del miele dal 1975. Melari costruiti artigianalmente, smielatura, imbasettamento e vendita al dettaglio con consegna a domicilio. Ci trovi a Marciano, vocabolo Madonnuccia di Faena 57. Siamo specializzati nell'allevamento delle api con tecniche all'avanguardia per la salvaguardia dell'ambiente. Apicoltura Orazzi, il nettare degli dei, direttamente a casa tua. Emergenza debiti è presente in ogni regione per assistere imprese e famiglie con difficoltà nel pagare banche, finanziari e tributi. In Umbria siamo a Perugia e Terni. Verifichiamo contratti bancari, finanziari e debiti fiscali, dove spesso riscontriamo gravi anomalie per migliaia di euro da defalcare o restituire. Verifichiamo le segnalazioni nelle centrali rischi dei cattivi pagatori, segnalazioni spesso irregolari da cancellare o rettificare. Emergenza debiti tutela imprese e famiglie.